Buongiorno a tutti, buon primo dicembre, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Allora, oggi avremo ospiti l'assessore comunale al personale Michele Lobianco nella prima parte della nostra trasmissione, già a partire dalle 7:30, poi invece dalle 9 il confronto tra Sabrina Morena di Open FVG e Rada Mesrazza della Lega. Quindi se vorrete dialogare o fare le vostre segnalazioni ai nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail al nostro consueto indirizzo. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Eccoli qui. Allora, qui siamo sul piccolo, vicino il ritorno in zona gialla. Questo è il titolo principale. Fedriga, ma no a liberi tutti. In Friuli Venezia Giulia rallenta il contagio, rimane alto il numero dei deceduti, ieri 21. A Udine si sperimenta un nuovo test salivare. Il governatore, il picco è ormai alle spalle. Verdetto a fine settimana: individuati 3 Covid hotel a Trieste, positivi ospitati anche a Muggia. Questo è il riassunto, insomma, della giornata di ieri della conferenza stampa di aggiornamento sullo stato dell'epidemia nella nostra regione. Poi, sempre sul piccolo, c'è anche l'intervento al microscopio di Mauro Giacca. Prossimo obiettivo: ottenere efficaci vaccini anticancro. C'è lo sport, via Gautieri, la Triestina si affida a Pillon. L'esordio del biancorosso al Vite, la festa azzurra, Russia battuta. La pagina sportiva, andremo a vedere anche questo sicuramente anche con i nostri servizi, in particolare per quanto riguarda la Triestina. Perseguitava l'ex moglie, in un giorno 124 telefonate, Tribunale di Trieste, sessantenne accusato di stalking. Poi caso Regeni, i PM romani, chiuse le indagini, l'Egitto prove scarse. Per quanto riguarda i ristoratori, Cenoni a Trieste, i locali si buttano sull'asporto. Andiamo a vedere ora la prima pagina della Repubblica, anche qui caso Regeni in primo piano, doppio processo, uno a Roma, l'altro al Cairo. Poi ancora 5 milioni di nuovi poveri, questo è il titolo principale oggi di Repubblica. La pandemia inasprisce la crisi. In tutto, oltre 14 milioni di italiani costretti a vivere in gravi difficoltà economiche. Spostamenti vietati a Natale, allo studio norme per non lasciare soli gli anziani. Scontro con i governatori sullo sci. Con il sì del governo Conte, l'Europa approva la riforma del MES. Quei diritti negati ai più deboli è il commento di Linda Laura Sabbadini. E poi un anno di von der Leyen alla guida dell'Unione Europea, Ursula promossa nonostante gli scivoloni. Andiamo a vedere la prima pagina ancora un attimo, del Messaggero Veneto. Eccolo qui. Allora, tampone salivare inventato in Friuli, via libera al test. Il 60% dei medici di base aderisce alla campagna di prevenzione. Casi settimanali in calo, la regione spera di diventare zona gialla. L'Egitto, poche prove su Regeni, i genitori di Giulio, un oltraggio. Poi ancora fiere di Udine e Pordenone, si lavora per l'integrazione. Questi alcuni dei titoli. Andiamo a vedere anche a Udine, l'assessore comunale alla sanità è stato contagiato dal virus. Poi oggi il confronto, spostamenti e ristoranti aperti, i governatori fanno pressing, si va verso il nuovo decreto a livello nazionale. Appello per la scuola, ritornare al più presto alle lezioni in presenza. Questo l'appello forte che arriva da più parti. Come cambia l'occupazione dagli infermieri alle babysitter? Ecco i mestieri della pandemia. Ancora uno sguardo alla prima pagina del Corriere della Sera, eccola qui. Allora, qui ci si concentra sulla chiusura, chiusi gli alberghi in montagna, Natale la stretta del governo, nuove regole sulla quarantena per chi andrà all'estero. Tensione con le regioni sulle restrizioni. Imprese e partite IVA verranno cancellati 5,3 miliardi di tasse sospese. Ancora, per battere il virus uniamo le scienze, parla Ilaria Capua. E poi le cure e i risultati, quel sogno infranto dei farmaci anti-Covid. E ancora la prima donna arbitro per la Juve in Champions. Qui vediamo appunto Frappard designata per la sfida. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria.
Bentornati, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito un'occhiata alle previsioni del tempo, alla situazione generale per quanto riguarda il sito dell'Osmerarpa regionale e per la situazione in regione. Un fronte freddo atlantico entrando martedì sul Mediterraneo genererà una depressione che interesserà più direttamente la regione tra mercoledì e giovedì, quindi domani e dopodomani, richiamando aria umida da sud in quota, più fredda da nord-est nei bassi strati. Oggi al mattino sereno con gelate diffuse sui monti e in pianura, nel pomeriggio poco nuvoloso. Sulla costa soffierà bora moderata sostenuta dalla sera. Questa è la situazione di oggi, vediamo quella di domani, mercoledì 2 dicembre. Cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni da deboli a moderate a partire dalla costa, dal pomeriggio inizialmente nevose oltre 300 metri circa. Quindi c'è la previsione, insomma, di possibili nevicate domani anche a bassa quota. Localmente e temporaneamente sarà possibile neve mista a pioggia su pianura e costa. Sulla costa soffierà bora forte in pianura da moderata a sostenuta. Questo è il quadro meteo che approfondiremo nel corso della giornata per queste previsioni. Allora andiamo a vedere un po' della rassegna stampa, però vedo già in collegamento, forse fra poco allora avremo in collegamento, vi dicevo, l'assessore comunale al personale Michele Lobianco. Eccolo, vedo già pronto. Allora in anticipo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Tele4, buongiorno cara Laura Bucarella. Sono un po' Buongiorno, mattiniero oggi e quindi benissimo, grazie, non ho grazie voglia di di. rompere, mi metto da parte perché è chiaro che devi andare avanti con il tuo palinsesto. Con la rassegna stampa, beh, insomma, visto, le chiedo subito un commento, insomma, sulla situazione, ha visto la conferenza stampa in regione del presidente Fedriga, si dice che si andrà adesso in zona gialla, allora vado subito sul piccolo, ad esempio, frena la corsa del virus, la zona gialla è più vicina, ma non sarà un liberi tutti, no? È questo il messaggio che arriva, no? Forte dal presidente. Beh, chiaramente insomma, ci stiamo avviando insomma, alla zona gialla con ovviamente grande attenzione, stando ben attenti. Ed è chiaro che non è che vuol dire una volta zona gialla, tutti promossi, liberi tutti, e quindi si torna come dire, alla vita come prima. Anzi, bisogna stare molto attenti. In realtà il tema è molto, molto, molto serio. La zona gialla vuol dire insomma maggior libertà È di vero. potersi muovere, eccetera, ma attenzione perché noi viviamo in una situazione dove il virus circola molto e quindi la zona gialla non è altro che aver, come dire, ricomposto alcuni valori, alcuni parametri che ci consentono insomma di migliorare la qualità della nostra vita. No? Da quella di zona arancio, grazie al cielo non siamo andati in zona rossa, ma questo è semplicemente come dire, una possibilità in più, ma distanziamento, mascherine, tutto ciò che vuol dire attenzione, dobbiamo come dire, far parte del corredo che dobbiamo portarci sempre finché non arriverà il vaccino, finché non saremo liberati da questa situazione, perché guardi, al di là dei colori delle zone, il tema è che finché noi vedremo contagi, ospedalizzazioni, terapie intensive, questa battaglia non è vinta, insomma. E quindi noi È dobbiamo stare molto, molto attenti, mi sia permesso di dire, ognuno di noi ha la responsabilità. Ecco, di portare a casa un risultato che è quella di essere finalmente liberi. Devo dire, non serve nemmeno che ci sia come un arbitro, no? Cartellino rosso, Sì, cartellino giallo, no? infatti, è vero. Cioè, ormai siamo tutti pratici, noi tutti i cittadini abbiamo ormai un rapporto con questa situazione che ci deve chiaramente raccomandare grande attenzione sempre, Certo, sempre. Scusi, è assolutamente. stato un po' lungo, ma insomma questo è.
È vero, allora qui abbiamo visto i titoli dei giornali, appunto casi settimanali in calo, si spera nella zona gialla, Fedriga, restare vigili, anche qui siamo sul Messaggero Veneto ad esempio, e noi abbiamo anche visto queste notizie, abbiamo realizzato dei servizi su questi argomenti, allora forse possiamo rivedere proprio il servizio sull'annuncio di Fedriga Certo. ieri che ha parlato appunto del ritorno possibile in zona gialla, ma appunto molta cautela perché non deve essere considerato proprio un liberi tutti, nel senso che non dobbiamo poi ripetere gli errori che sono già stati fatti ad esempio la scorsa estate. Allora, vediamo il servizio di Marco Stabile. Particolare, ipotizzo che entreremo in zona gialla. Non escludo invece di poter fare delle misure. Per esempio, quello di cui si parlava della domanda, per esempio l'obbligo di consumazione sedute ed altro, non escludo di farle perché credo che dobbiamo anche in area gialla tenere molto monitorato situazioni di aggregazione, quindi misure puntuali, che cerchino di avere il minore impatto economico possibile ed altro, però penso saranno necessarie da mettere in campo. Da venerdì 4 dicembre si prospetta dunque l'atteso ritorno in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia. Ciò a seguito del calo dei contagi nell'ultima settimana, 4.502 in tutto, e del contenimento dell'indice R con T con una media negli ultimi 7 giorni di 1,09. Stabili le intensive, ancora sopra la soglia del 30% di occupazione, mentre il dato più critico è quello dei ricoverati, oltre quota 600, specie se si paragona la seconda ondata alla prima, quella di primavera. È tutto evidente come il fenomeno che si sta presentando è un fenomeno che, oltre ad avere dimensioni molto più importanti, c'è cioè il picco dei letti, per capirci, nella prima fase, come vedete, raggiunge nel 29 marzo 236 ricoveri. A ieri, se non ricordo male, siamo 620. Da Fedriga poi parole dure sugli impianti sciistici. Serve una decisione europea. Inaccettabile chiudere i nostri impianti e vedere gli sportivi andare in Austria con rischio pure dei contagi di ritorno. Dove la gente va a sciare in Austria e il contagio lo porta in Italia, in Friuli Venezia Giulia. Cioè, quindi avremo la situazione nella quale ammazziamo delle realtà economiche, no, non salvandoci dal contagio. Difficile, secondo il governatore, anche ipotizzare a breve un ritorno sui banchi di scuola, visti i focolai collegati proprio agli studenti. Molto, molto, molto contagio nelle scuole. Dobbiamo quindi essere molto prudenti. Tutti vogliamo la didattica in presenza, figuriamoci. Però rischiare dei passi falsi, che comporterebbero magari fra un mese la chiusura della scuola, magari non soltanto per le superiori a distanza, complessiva perché la situazione sarebbe ingestita, bisogna essere molto molto cauti. Infine, la questione vaccini anti-Covid. Il piano è pronto con la regione che attende le prime 60.000 dosi a fine gennaio. Possibile che a Trieste la location sia il centro congressi in Porto Vecchio, ma... Che noi stiamo parlando di vaccini come se ce l'avessimo già a disposizione. Guardate che si può partire il giorno dopo che l'EMA dà l'ok. E l'EMA l'ok ad oggi non l'ha dato. Io mi auguro di in tempi rapidi, mi auguro vada tutto bene nella procedura, però bisogna essere chiari con i cittadini. Non abbiamo il vaccino oggi. Ecco, queste alcune delle sue parole, poi vedremo anche altre questioni. Allora, dalle seconde case alle palestre, fronte delle regioni sui divieti, questo è anche quello di cui si discute in questo momento a livello di governo, il confronto in vista del summit di oggi con il governo per il nuovo DPCM. Governatori del centrodestra critici, incongruenze e regole da rivedere. Queste le mosse, abbiamo sentito anche nelle parole di Fedriga il nodo dello sci, anche l'Abruzzo ne ha parlato, si unisce agli enti locali alpini nel chiedere l'apertura degli impianti sciistici per le ragioni che abbiamo anche già sentito. Poi no a spostamenti e vacanze, deroghe per le famiglie distanti, bimbi e anziani, tavoli separati. Si parla insomma di questo in vista dei cenoni dei pranzi di Natale, del periodo delle feste natalizie. Dal CTS siciliano, tutti in classe il 7 gennaio con un piano straordinario. Qui si parla anche della didattica in presenza. Non so se è ancora in collegamento con noi l'assessore Lo Bianco. Ecco, Sì, qui sono qui. vediamo anche le varie misure nazionali, no? Che
vengono studiate, insomma, fa anche impressione, no? Leggere certi titoli tipo bimbi anziani, tavoli separati, deroghe però per le famiglie distanti, insomma ci avviciniamo comunque a un Natale particolare, no? Allora, come ho detto prima, devo dire che ognuno di noi, ogni cittadino deve comprendere che dipende da noi. Al di là di regole, perché sa, la vedo dura, che io immagino che il governo creerà delle raccomandazioni, perché chi vuole che possa controllare se in un appartamento, esatto, ci si trova in 5 invece che in 6, in 8 invece di in 6 che in 6, voglio dire, non è che potremmo. Quindi il senso immagino sarà la raccomandazione, il buon senso è quello di evitare il più possibile, di ampliare la platea di persone a pranzo, certo, a cena. Insomma, signori, questo è un Natale diverso. Esatto. Io voglio, come ho detto ancora durante la prima fase, la prima ondata, cioè noi stiamo vivendo la storia, perché questo ce lo ricorderemo, magari tra 20 anni, no? Chi sarà? Ci sarai sempre tu, cara Laura, io non ci sarò, no? Racconteremo che 20 anni fa abbiamo passato un Capodanno, un Natale diverso, perché chiaramente abbiamo vissuto una pandemia chiamata coronavirus. Allora, facendo tesoro di questo, è chiaro che dovremmo vivere un Natale diverso, è chiaro che io ero anche abituato a fare grande, insomma, con i parenti che ho, adesso, certo, chiaramente ridurremo il più possibile, ma non penso che ci siano delle norme stringenti, saranno delle raccomandazioni. Ricordo questo, cioè noi con grande fatica e con sacrificio enorme di tante categorie produttive, ma mi sia consentito degli operatori della sanità, perché dobbiamo sempre ricordare che mentre io e te e tutti i telespettatori del 4 sono all'ascolto e alla visione di questo splendido programma, in questo esatto istante abbiamo personale medico, paramedico, infermieri, OS, medici, eccetera, che stanno lavorando alacremente da febbraio scorso per contrastare questa pandemia. Ecco, nel rispetto appunto del tema appunto sanitario, di chi veramente è sul campo dalla mattina alla sera, nel rispetto di un risultato che tutti abbiamo portato a casa, che è quello di abbassare per ora, perché attenzione, perché qua insomma bisogna sempre, si dice gatto quando è nel sacco. Esatto, infatti. Noi stiamo già pensando, ecco, attenzione, vedremo ancora i dati, vedremo se veramente la curva si è abbassata. Cioè, ecco, ma i dati oggi dicono che c'è un rallentamento. Certo. Allora non possiamo buttare alle ortiche tutto questo risultato con comportamenti che sono chiaramente comportamenti ancora non consoni, perché sennò siamo un po' da capo di sacrificio, a 12. Un po' di senso di responsabilità e cautela. Avere tutti, ecco, un senso di responsabilità, eccetera. Sì. Così anche il tema dello sci. Io sono un appassionato di sci, per l'amor del cielo, amo lo sci. Giustamente il presidente Fedriga dice, ma sa, la butto io così, la traduco, sì, in modo simpatico. Sa, se io non posso andare a sciare a Ravascleto, però Pramollo aperto, voglio vedere, insomma. Sì. No? Lì. Cioè, la pandemia si chiama pandemia perché appunto avvolge un gran numero di paesi nel mondo. Allora tutti i paesi, quindi almeno quelli europei, ci devono essere delle norme, dovremmo, insomma, camminare comuni su uno stesso binario. Assessore, abbiamo il collegamento. La vedo proprio singolare questo. Insomma. Chiaro. Abbiamo il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, per vedere qual è la situazione del traffico in città. Non so chi ci sia in linea con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono il commissario De Grassi. Buongiorno. Un saluto a tutti, anche ovviamente all'assessore che modestamente si definisce uno sciatore, ma è soprattutto un ottimo ciclista. È vero. Grazie, carissimo, grazie dottor De Grassi, grazie per le sue parole. No, non sono dottore, vabbè, grazie. No, ma te sono io. Allora, diciamo che come notizia principale adesso, pochi minuti fa, stiamo andando su un incidente sulla statale 202 DIR all'altezza Parco Greboiner, un incidente solo danni, ma visto la posizione parlano di un masso a terra, è una posizione abbastanza pericolosa, particolare, perciò attenzione per chi transita su quell'arteria. Il traffico in città per sì. Mi dica. Zona Parco Globoiner, ho capito bene? Sì, okay, statale 202, detto anche Monte Spaccato, quella zona. Ok.
Per quanto riguarda invece la situazione cittadina, al momento, da quanto posso vedere dalle telecamere, è assolutamente tranquilla, traffico scarso, ovviamente si intensificherà un po', ma visto i tempi, non più di tanto, abbiamo un notevole decremento del traffico in città. Non abbiamo particolari altri interventi in atto per quanto riguarda la città e non abbiamo in cartello al momento nessuna attività o altro che potrebbe andare a rovinarci, diciamo, l'andamento della giornata. Niente, io vi restituirei la linea salutando di nuovo tutti. Grazie, grazie al commissario aggiunto De Grassi per grazie le caro commissario aggiunto Puglio De Grassi. Un caro saluto a te, a tutta la sala operativa e agli agenti della polizia locale impegnati in questo momento. Grazie assessore, un saluto a tutti voi, un bacio. Buona giornata. Allora, ieri fra l'altro ci siamo rioccupati nuovamente anche della questione, visto che ha ricordato il commissario aggiunto De Grassi la sua passione per la bicicletta, no? Certo. da sportivo, della questione che avevamo già visto la scorsa settimana del parcheggio di Basovizza. Allora, il nostro Marco Stabile ha realizzato un nuovo servizio che la vede anche impegnato nuovamente, insomma, nella rimozione, no, dei famosi tronchi, insieme al collega Giorgi, se non, certo, mi sbaglio, ecco. Allora rivediamo il servizio, poi magari commentiamo insieme. Dopo la rimozione simbolica dei tronchi dal parcheggio del sentiero Ressel di Basovizza degli assessori Lo Bianco e Giorgi, intervenuti a mano, anzi a braccia, e quella concreta e fattiva degli addetti del servizio verde pubblico del comune con motoseghe e camion, pure il sindaco di piazza torna sull'argomento spazzando via ogni dubbio residuo. Quello che mi ha dato fastidio, io non sapevo che lì era proprietà del comune di Trieste, allora sì. Non è che uno può dettare legge e fare le cose, io pensavo che c'era qualcosa con la comunella, eccetera, ma se è proprietà del comune di Trieste non dovevano fare queste cose, perché se è del comune di Trieste è di tutti, anche quelli che vanno su, che vanno a camminare, che vanno in bicicletta, eccetera. Le comunelle dunque, ha ribadito il sindaco, non hanno alcuna titolarità per ostruire o impedire l'accesso a quell'area. Detto questo, al netto delle possibili azioni legali, è partita l'azione diplomatica. Di piazza incontrerà il consigliere del PD Igor Svab, in rappresentanza della minoranza slovena, che evidentemente sta cercando di mettere una pezza alla situazione. Con il primo cittadino che, dal canto suo, promette una soluzione per il nodo parcheggi che esaspera i residenti, soprattutto nel weekend. Ciò avverrà però dalla parte opposta del sentiero, ovvero nell'area vicina al noto laghetto di Basovizza. Cerchiamo di realizzare, Marco, un parking o sulla strada verso Lipi, sai, presente prima delle mucche là, sì, subito dopo il laghetto, fare, certo, un piccolo parking in ghiaia, nulla di più, nulla di meno, in maniera che le persone, quelli che vanno in bicicletta, arrivano là, lasciano l'automobile e vanno a farsi il giro in bicicletta. Quindi una soluzione alternativa di parcheggio per evitare che lì si ammassino tutti, perché insomma hanno anche, esatto, le loro ragioni i residenti, no? Anche perché comunque, per dirti, a Basovizza sono tutti contenti perché nella normalità, non adesso ovviamente, i bar lavorano e comunque sono sempre giri da fare in positivo, però non in questo momento ovviamente, per cui adesso aspettiamo, questa settimana vado su e vediamo di risolvere anche questo problema qua. Ecco, questo è l'intervento appunto del sindaco, anche la nostra diretta straordinaria dell'altra sera, sulla questione del parcheggio di Basovizza, della questione del posizionamento, poi rimozione dei famosi tronchi e massi. Tronchi e pietre anche. Tronchi e pietre, esatto. Sono tanti i triestini frequentatori, no, di quei bellissimi posti, di quei sentieri. Sì. Allora, intanto dico, visto che una soluzione è stata già trovata, ossia abbiamo liberato, sì, il parcheggio. Insomma. Ecco, qui intanto... questa è già una soluzione che abbiamo trovato. Abbiamo liberato quell'area che, come io conosco da oltre 35 anni, perché, come ha detto il commissario aggiunto Fulvio De Grassi, io sono un ciclista, sì, ma prima ero un runner, uno che... E faceva le mezze maratone, le corse in montagna, e quindi io ho iniziato lì, insomma, a correre con tutti gli amici quando avevo 20 anni, in buona sostanza. Uh-huh. Quindi conosco quel luogo da tanti anni e mai è successo che è stato blindato con tronchi, uh-huh, pietre, eccetera. Quindi la soluzione che è stata trovata innanzitutto è stata quella di liberare e riconsegnare alla città tutta
quell'area sulla, nella quale ci si parcheggia e poi si va a fare la passeggiata, si va a correre, indifferente, insomma, si gode di un luogo straordinario e bello che è appunto Basovizza, con tutti i suoi boschi, sentieri, eccetera, eccetera. Peraltro c'è anche un sentiero, Ressel, appunto per i non vedenti, che consente, certo, appunto di percorrere un sentiero molto bello all'interno del bosco di Basovizza. Ecco. Ovviamente ero io con l'amico Lorenzo Giorgi, che in modo simbolico ma anche fattivo, perché abbiamo spostato un po' di tronchi eccetera, aiutando la vita per fare il prima possibile e adesso bene, ben venga se si creerà un'altra area di sosta assieme a questa, no? Cioè l'una non esclude l'altra, se ce n'è un'altra in più benissimo, insomma, ma quella deve essere di utilizzo appunto di tutta la collettività, insomma. È chiaro, ma probabilmente perché, guardi, con la realizzazione di un altro parcheggio è probabile poi che anche gli animi dei residenti, che magari sono un po' esasperati, no, dalla tanta presenza di auto, si rasserenino, insomma, in qualche modo, no? È chiaro che però, vede, a oggi sa il punto nave qual è? Il punto nave è che oggi degli ignoti hanno compiuto quell'atto, peraltro un atto premeditato, studiato, perché non è che uno sa, non è che sono stati messi due tronchi, due pietre via, cioè sono state, insomma, è stato tutto perimetrato, tutto fatto in un certo modo, c'è stato proprio, insomma, delle persone di cui non si sa chi siano, perché la realtà è questa, hanno chiuso un'area adibita a sosta e verde, perché sul piano regolatore è scritto parcheggio e area verde, ma al di là di questo, della zonizzazione del piano regolatore, quella è un'area di sosta. Certo integrata nell'ambiente, perché non è asfaltata, non è cementata, è lasciata lì appunto nel suo aspetto naturale per evitare di impattare, insomma, chi vuole può parcheggiarla cercando di essere il più, come dire, educato possibile nel cercare la sosta migliore, ma quell'area, ripeto, è stata nottetempo chiusa da ignoti, che non ci sono le rivendicazioni, perché sa, in conto è uno... Ne riparliamo fra pochissimo, assessore, perché dobbiamo andare molto rapidamente in... Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo sempre in collegamento con l'assessore Michele Lobianco, che ringraziamo per essere qui con noi. C'è una telefonata, assessore, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, c'è qualcuno in linea? Vediamo se riusciamo a parlare con il nostro telespettatore, sento qualcuno in sottofondo. Pronto? Allora, a parte il fischio ormai d'ordinanza, pronto, buongiorno. No, non riusciamo a dialogare, vediamo se riusciamo magari a recuperare questa telefonata, chiediamo un po' di pazienza ai nostri telespettatori e eventualmente di richiamarci per parlare con noi. Allora, ci sono anche delle segnalazioni attraverso le mail. Piero ci scrive: una spiegazione da parte di chi governa male in Italia non guasterebbe. Da una parte l'esecutivo elimina i decreti sicurezza e spalanca le porte all'invasione dei clandestini, dice Piero, poi l'Unione Europea vuole evitare le messe natalizie, boicottare la massima espressione della cristianità in nome della sicurezza, mi pare un controsenso, insomma, questo l'intervento di Piero. Poi ancora invece Nevio chiede all'assessore Lobianco: come mai in piazza Ponte Rosso ci sono tre gabinetti al capolinea dei bus a Valmaura, nemmeno uno? Inoltre le chiedo se sa qualcosa sulla costruzione di servizi igienici nel cimitero militare. Ecco, questo è un tema che sta molto a cuore al nostro amico Nevio. Vuole rispondere? Sì. Allora, per quanto riguarda i gabinetti chimici, insomma, so che la prima tranche, uso il termine tranche, ma il primo blocco è stato inserito, ne seguirà un altro, quindi io sul tema adesso ho preso nota, ma immagino sarà, insomma, il capolinea di Valmaura, se non ho ben capito. Esatto. Lo trasferirò ovviamente all'assessore Luisa Polli, che si è interessata e impegnata su questo tema, e altresì sui servizi igienici del cimitero militare. So che ormai siamo pronti a partire, insomma, sono tutti percorsi progettuali, peraltro in capo da CEGAS, e so che siamo pronti anche lì a partire. Insomma, gli elementi
non vo, insomma, della burocrazia, dell'amministrazione, le progettazioni, eccetera, Certo. ahimè, racchiudono sempre grande tempo. Ecco È qua, vero. Poi io abbiamo visto sì. anche oggi sul giornale, sul Piccolo, altro inghippo, insomma, sul Museo del Mare, no? No, il no della soprintendenza, la torretta di vetro. Quindi, insomma, ci sono sempre delle difficoltà, delle lungaggini. Comunque, insomma, no. Veramente, guardi, io penso, adesso non vorrei allontanarmi un po' dai temi, insomma, cittadini, perché insomma, però veramente qui servirebbe un'unità di intenti da parte di chi insomma ha sede in Parlamento per ritrovarsi e riscrivere un po' le leggi che consentano insomma maggior, ma veramente maggior rapidità, maggior, più che rapidità, semplicità nell'affrontare tutta una serie di cose che adesso non voglio annoiare, insomma, perché è difficile. Cioè, il mondo oggi viaggia a una velocità supersonica e l'amministrazione, le amministrazioni tutte devono essere veloci come appunto tutto il resto del mondo. Insomma, se io penso a un'opera, dopo quell'opera, se va bene, dopo 3 anni, 4 può essere realizzata. Ecco, bisogna accorciare tempo da cui io la penso a cui io la realizzo. E Chiaro. in mezzo c'è tutto un mondo di leggi, di norme, di cose che è giusto che ci siano, ma attenzione, bisogna snellirle, bisogna trovare delle soluzioni, come dire, più flessibili per portare a casa tutti i risultati. Ecco, adesso non entrerei nello specifico delle opere pubbliche, dei progetti. Allora, io comune faccio un progetto, chiedo scusa. Io faccio un bando per un progetto, poi devo fare il bando perché devo trovare un altro progettista che mi vali, come dire, Infatti. mi dia l'ok, no? Il bollino blu sul progetto che l'altro progettista ha fatto, poi devo fare la gara, insomma c'è tutta una serie, ho fatto un esempio ba ecco, Però banale, ecco, è vedi, agli chiaro. appalti, com'è, Infatti, poi ne ma parliamo, ma laddove sì. chiaramente tra Abbiamo politici e anche tecnici, una ma telefonata, assessore, la sentiamo e adesso poi approfondiamo sì, appunto anche abbiamo tempo. Pronto? questo tema. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo sapere solo una cosa. Dica. Il Covid ci ha portato una carissima amica di famiglia. Volevo, Oh. il funerale è sabato. Volevo sapere se la parte della nostra famiglia che abita a Muggia può venire in via Costalunga con queste nuove regole. Non Ho può... capito, per partecipare al funerale Sì, di per questa salutare. vostra amica, perché dovete Sì. spostarvi di comune. Intanto ci dispiace, le facciamo le condoglianze, signora, per questa perdita. Allora, assessore, è possibile per quanto riguarda la partecipazione ai funerali? Credo che sia una ragione di necessità, sempre però stando attenti a non creare assembramenti. Mi sembra di poter dire questo, no, alla signora. Diciamo È che corretto? il funerale si configura in una di quelle appunto eccezioni per le quali uno si può spostare, ma attenzione, perché chiaramente dopo all'interno della cappella di Via Costalunga bisogna lì mantenere ben le distanze e comunque Infatti. all'interno poi chiedo scusa, proprio della chiesa o delle aree sacre, lì bisogna rimanere veramente in pochi, ecco, Sì, no, anche lì, ecco, bisogna avere un atteggiamento sempre molto attento. si Diciamo trattava che solo si del... potrebbe configurare in quella situazione di Sì, necessità. appunto, si trattava Sì. soltanto del cambio di comune perché le regole ce le hanno dette, 6 persone Sì, dentro ecco. e poi insomma ci sono dei regolamenti precisi Ecco, che ci hanno... Se siete bravissima, massimo consapevoli di... 6 persone sono all'interno. Esatto. Se siete consapevoli Grazie. di queste norme, sempre portando magari l'autocertificazione, se la Ah, possibilità, sempre, sì, ovviamente bisogna dichiara che portarsi il va al foglietto funerale. No, dell'autocertificazione nel momento in cui uno si sposta, comunque, poi per l'amor del cielo, se una pattuglia la ferma ce l'ha con sé, però se Sì, uno già è si vero, presenta, però se ce l'ha velocizza il già. tutto, insomma. Grazie, buongiorno. Grazie, buona Buongiorno giornata signora, buongiorno. a lei. Allora, Allora, ringraziamo. tornando, vede, gli Sì, appalti comunali ne escono esatto. sconto da politici e tecnici. Infatti. Attenzione.
Vede, il tema è che bisogna riportarlo dove si decidono poi le leggi, no? Le leggi si fanno a Roma con buona pace anche della nostra realtà, come dire, di regione a statuto speciale, ma i famosi codici sugli appalti, eccetera, eccetera. Ecco, è lì una delle più grandi battaglie che si... Battaglie, chiedo scusa, il termine battaglia è sbagliato, uno dei più grandi impegni di lavoro politico che dovrebbero svolgere i deputati e senatori a Roma, assieme ovviamente a un gruppo di tecnici, è quello di snellire. Perché io, che qualche anno sono qui sempre a svolgere un ruolo di amministratore pubblico locale, diciamo, nella mia città, sento sempre il tema della sburocratizzazione, di eliminare, insomma, ecco, bisogna portare a casa questo risultato, assolutamente, perché se no, quando un'amministrazione deve svolgere tutta una serie di lavori, di opere pubbliche, si trova sempre di più, io vedo negli anni, nel corso degli anni, sempre di più a dover affrontare un sacco di leggi in più, mi sia consentito, o di saltare sempre, cioè di dover... dover rispondere a norme sempre più complesse che in realtà frenano, no? Io, insomma, io ricordo i tempi in cui, insomma, abbiamo fatto un sacco di opere pubbliche, ricordo ovviamente i ricorsi, ricordo eccetera, eccetera, ma da quel momento a oggi devo dire che qualche elemento in più di difficoltà si è, invece di snellirle le cose, le abbiamo, sono state, come dire, sono state più, ho visto più lacci, ecco, e meno nodi sciolti per poter affrontare, il grande impegno delle opere pubbliche, parlo, tutto qua. E questa sarebbe una bella battaglia se io fossi un deputato, un senatore, insomma, lì. Tutti assieme devono trovarsi su questo tema, ecco, per Sarebbe riuscire davvero una a battaglia che svolgere. sarebbe Cioè, apprezzata in tanti diversi enti locali, insomma, sicuramente, no? È chiaro. poi vede, deve esserci un organo che controlla, perché il problema è giustamente qual è, che Sì, chiaramente qual è l'elemento infatti. fondamentale, che ci sia un controllo sulla bontà come dire, dei percorsi amministrativi, e dopodiché è chiaro, deve essere sempre un organo che controlla, ma intanto lasciamo lavorare le amministrazioni e lasciamo che queste vengano responsabilizzate, questo è il senso, per snellire, ma se tu mi costringi a fare non so quanti passaggi perché allora alla fine veramente ci vuole, ecco, le toilette del cimitero militare, e beh, Esatto, anche lì ci sono tutta una serie di passaggi che, insomma, io che giorno vi racconterò. ecco Quando il io sto svolgendo, devo portare a casa un piccolo risultato, una cosa simpatica che sì. non preannuncio, non Ah, preannuncio, ok, ma sarei non ci dice nulla. Ci simpatica, sta e vi racconterò lavorando. cosa ho dovuto fare per raggiungere quel risultato, ma lo scopriremo, io spero, entro la, insomma, se non a febbraio, ecco. Dovrò installare alcune cose, ecco, non Bene. dico cosa, ma per riuscire a portare, come dire, a installare, non a creare, a installare due cose, io vi racconterò qual è il percorso L'iter. dovuto fare, che sembrano quelle Maldobrie triestine d'epoca. Sono Ecco. leggi, devi stare dentro quelle leggi, ma sono una cosa, Chiarissimo, guarda. però quello è, insomma, Cioè quello. io comune devo fare sto facendo una cosa, ma io devo chiedere il permesso a me stesso per poter installare certe cose che non vi dico perché le scoprirete. Quasi kafkiano. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Volevo intervenire sul fatto Sì. di... Sì, buongiorno. La sentiamo, buongiorno. Su quello di Basovizza, se hanno... Volevo sapere, secondo me, se hanno risolto il problema, insomma, di quel parcheggio. Sì. Voleva sapere come si è risolto No, il problema del parcheggio? esatto, perché io avevo già telefonato e segnalato che comunque l'area non è sicura, ecco, perché volevo sapere se hanno transennato, perché uno a piedi non è che può camminare bene.
è molto disestato il terreno. Ah, il terreno è disestato, quindi dice lei andrebbe sistemato. Perché è rovinato dalle macchine che si parcheggiavano. Ah, ok. E perciò sarebbe da trasformare una tabella, segnalare terreno, insomma, sotto la propria responsabilità è quella, perché comunque è un parcheggio. Ho capito. Penso, e dopo parlo come ciclista, anche io sportivo, sì, che sono sempre andato con la bicicletta da casa, da periferia, in una città, e sono andato sul caso in bicicletta. Poi ci sono tante aree, la Foiba, lì, mancano parcheggi. Allora qui dovrebbe essere, secondo me, io parlo come sportivo, anche potrebbe parcheggiare qualcuno che o va in cimitero, che c'è quello che valorizza, o anche di qualche anziano che va a camminare. E perciò sarebbe bello anche, dato che parlavate dei gabinetti, di posizionare, di fare qualche area, uno non è che deve dare in bar, una notaria, insomma, a fare i bisogni, e quando si va in tanti forse anche non siamo tanto contenti. Dato si potrebbe mettere anche qualche gabinetto pubblico, anche quello invece di una macchina, un quindi sistemare, no? L'area e attrezzarla un po', insomma. E volevo dire, ma sì, se c'è dato la folta, sì, è un altro consiglio anche che cercano di risolvere, si rovina un'altra area del calcio, insomma, del verde verso l'Olimpica, per fare un parcheggio, che ci sono la della Folba e anche tutto l'allenato, fatto qualcosa lì, dato che c'è anche il monumento, insomma, è creato lì qualcosa, che anche lì è in dissesto abbastanza, tutto c'erano delle palizzate, quello che sta marcendo a tutto, come anche il sentiero che diceva delle peitechi, ma se un cieco va là a correre, povero cieco, è saltato tutto anche là. Allora, adesso sì, l'ultima parte non abbiamo, almeno io non ho sentito benissimo, però forse comunque abbiamo capito, insomma, il luogo di cui sta parlando è quello appunto di Basovizza e i luoghi vicini. Allora, voleva replicare qualcosa questo telespettatore? Grazie intanto, buona giornata. Buona giornata. Guardi, io ammetto di non aver compreso bene la parte terminale. Insomma, anch'io, perché andava e veniva l'audio. In modo ho compreso la parte iniziale, dove il telespettatore dice che quell'area di sosta non sarebbe, non avrebbe le caratteristiche di sicurezza per passeggiare, sì, per camminarci, per parcheggiarci, per poi, insomma. Guardi, io ripeto, ci parcheggio lì da 35 anni l'automobile, non ho mai avuto un problema, c'è una segnalazione che quell'area è pericolosa per camminarci, eccetera, ecco, però prendo atto, insomma, che di questa segnalazione. Dopodiché ovvio che tutto si può migliorare, tutto si può perfezionare, chiaramente per ora, insomma, abbiamo, come dire, riconsegnato quell'area a chi normalmente, insomma, la fruisce, insomma, e dopo chiaramente si verificheranno tutte le migliorie possibili, ecco. Ma mi sento di dire che io non ho mai, ripeto, mai sentito questo tema, ecco, sulla criticità, anche perché quell'area è parte, insomma, ha un sedime che vuoi di tipo carsico, perché ha delle pietre consolidate del terreno, vuoi ovviamente fangoso verso quando piove, verso la parte più verso il bosco, ma insomma, in buona sostanza, mi creda, il problema è invece quello un po' di riordinare, come dire, la sosta quando ci sono quelle domeniche affollate, ma insomma, questo, altri temi, no? Poi ovvio, essendo indubbiamente Basovizza un luogo di grande interesse, mi sia consentito, turistico, insomma. Sì, lo è. Ludico, perché chiaramente è un luogo bellissimo, ripeto, che io conosco tantissimo, insomma, tanto, e ho passato, insomma,
è chiaro che è di grande attrazione, perché insomma, se noi lo dobbiamo interpretare non solo dove questo parcheggio, ma insomma si allarga insomma quando, verso il Monte Stena, guardando poi la Varosandra, guardando il Cocusso, poi insomma guardando tutti i boschi, si arriva appunto, avete sentito prima, al Parco Bologna dall'altra parte, insomma un luogo di partenza per grandi gite, passeggiate, corse, giri in bici. È chiaro che a quel punto ci possono essere più punti dove parcheggiare, ma come già adesso ci sono. Cioè, ecco, c'è già. Il tema qual è? Che come ho detto prima della pubblicità, degli ignoti lo hanno recintato, chiuso, interdetto al parcheggio. E quello non si poteva fare, insomma. Quindi è stato più che altro riaperto, riconsegnato, ripeto, ai cittadini e via. Anche recintato può essere a quel punto messo in discussione, anche se tu la recinti, non camminarci su. Ma quello, scusi, ma quando si va in caso, chiaramente, insomma, non è che ci si aspetta un sedime piatto, no? In caso ci sono, come dire, sentieri con pietre, pietrischi, eccetera, eccetera. Comunque raccolgo questa cosa di attrezzare bene quel luogo lì. Grazie. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno Franco, Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Signori, buongiorno ai triestini friulani. Buongiorno a lei. Io vedo bene che il sindaco si è mosso per i tronchi, no? A quello che all'autore di questo darei l'assessorato ai lavori pubblici, perché in una notte ha fatto il disastro, cioè disastro. Ha fatto il disastro, sì, che sono usciti poi le forze a recuperare, e lui in una notte, lui o chi per esso, in una notte ha fatto, quindi farebbe anche altre cose nelle notti che verranno. E poi dicevo, se si è mosso il sindaco per questi, perché non si muove? Quando so benissimo che a chiudere le frontiere spetta al governo, però un metro di qua del confine è territorio triestino oppure territorio di Gorizia, eccetera. Ecco, un metro più in qua, piazzare lì le forze dell'ordine, presenziare e rimandare indietro queste persone che arrivano qui, con il virus anche, poi dopo rifocillati eccetera, lì scappano, e dove vengono? Vengono anche a Udine. Quindi se vuol, come ha fatto il sindaco, se vuol, quindi cominciamo a fare qualcosa, non star lì ad aspettare se arriviamo alla zona verde, alla zona rossa, alla zona grigia, eccetera, eccetera. Anche questa è una percentuale che ci porta a renderci rossi. Possibile che non si riesca a capire, ma cosa vengono a fare in questa pandemia? Ma non si può accettarli. Capito. È demenziale accettarli, è demenziale. Grazie veramente. Grazie Franco, si pone delle domande, insomma, No, ma il signor Franco, che io ascolto quotidianamente, sì, perché io ascolto sempre Sveglia Trieste ogni mattina, come ho già detto più volte, per me ormai c'è pane, latte e Sveglia Trieste. Anzi, pane, latte e Tele4, io vivo così al mattino. Quindi io, signor Franco, da Udine Nord, se non sbaglio. Sì, esatto, ormai è Guardi, io l'ho già famoso. Detto e lo ripeto nuovamente, io non avrei dubbi. Vede, noi abbiamo tante missioni dell'esercito all'estero, no? Abbiamo migliaia e migliaia di militari, sì, in giro per il mondo e nelle missioni. Ora, guardi, penso che oggi l'interesse nazionale sia proprio in Italia, quindi io non avrei dubbi a trasferire una parte di queste missioni qua sul nostro confine orientale, che è diventato il ventre molle dell'Italia tutta, e quindi per arginare chiaramente questo fenomeno che, ecco, mentre noi stiamo parlando e ci stiamo vedendo, sicuramente in questo esatto istante stanno sicuramente attraversando i confini ovviamente degli immigrati. Ora, questo però non basta, cioè solo servono gli elementi appunto di questo tipo, servirebbe schierare lungo il confine l'esercito, ma servono ovviamente gli accordi internazionali, servono ovviamente gli elementi di diplomazia, serve l'intelligence, bisogna
come dire, l'insieme di più cose. E il sindaco non può chiudere i confini e quindi non, questa è la risposta che do tecnica, insomma, ecco. Però come io, peraltro, io sì, sono assessore del Comune di Trieste, ma io sono esponente di Forza Italia, quindi va sottolineato ogni tanto questo, certo. Sono esponente politico, perché ogni tanto sfugge, no? Io, è vero, non lo diciamo magari mai. Non sfugge, però, perché lo percepisco quando incontro le persone, sembra quasi che io sia un dipendente dell'amministrazione comunale, io sono un assessore e espressione comunque di un partito. Politica, certo. Ecco, io parlo ovviamente sempre con questo simbolo di Forza Italia, le posso dire che la posizione è dura e rigida su questo tema, nel senso che dobbiamo chiaramente assicurare, come dire, l'elemento della sicurezza della nostra città, del nostro paese, e quindi i nostri confini vanno chiaramente presidiati e protetti, con interventi di, ripeto, di diplomazia, di accordi internazionali, di intelligence, eccetera, eccetera, eccetera. Penso allora, aver risposto al signor Franco di Udine Norma, credo di sì. Allora, vediamo se facciamo in tempo, prima della pubblicità, sentire la prossima telefonata, molto rapidamente. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno, lei è il suo ospite, sono Gino. Buongiorno Gino. Per buongiorno signor Gino. Si è lamentato della burocrazia, ma basterebbe che il sindaco, chi per lui, facesse una passeggiata di 100 metri, c'è un esponente che si chiama... praticamente ex non il prefetto, ma il adesso non mi viene la parola, commissario di governo, scusa, prego, prego. Colpi, no, il quale per legge ha l'incarico di praticamente curare le leggi di amministrazioni del territorio di Trieste e di verificare la congruenza con quelle che sono sia le leggi della Repubblica Italiana sia con gli accordi internazionali. E quindi in quell'ambito è possibile modificare e costruire leggi adatte proprio al territorio di Trieste. E quindi basta fare lo sforzo, però non si vuole farlo. Volevo dire ancora un'altra cosa, che c'è un'espressione sempre di amore per Trieste di tutti i politici, di tutti gli esponenti, però sul comune, sul pennone alto del comune, mentre negli altri comuni si mette la bandiera del comune, qui a Trieste si mette, non si vuole mettere la bandiera triestina. Della bandiera della Repubblica ci sono pieni i pennoni di tutta la piazza, mentre sul comune, che è un qualcosa che veramente identifica la città, non c'è la bandiera del comune, che mi pare però è prescritta nei regolamenti del comune stesso. Grazie e buongiorno. Grazie Gino. Allora, sulla bandiera magari rapidamente, prima della pubblicità, riusciamo a dire qualcosa? Abbiamo le bandiere in facciata, l'italiana, quella la bandiera ovviamente la nostra, la barda su sfondo rosso che garriscia il vento e in facciata del comune, del municipio. Poi darò la risposta, completo la risposta dopo la pubblicità, se va adesso, perché esatto, so che avete tassativi. Sì. Ecco. Sì, abbiamo un nuovo sistema, insomma, quindi adesso... Se ho ancora qualche istante rispondo subito. È meglio che... Allora, lanciamo adesso la pubblicità, ci vediamo subito dopo, ancora in compagnia, fino alle 9 circa, dell'assessore comunale personale Michele Lobianco. Quindi a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, abbiamo sempre in collegamento l'assessore Michele Lobianco. È arrivata subito, c'è una telefonata, ma è arrivata anche la mail del signor Claudio Visintin che ci scrive quasi una poesia. Allora, ogni giornata è più bella quando conduce Laura Buccarella, vabbè, se poi c'è in collegamento lo stimato assessore Lobianco, non è mai stanco. Quindi ha fatto la rima anche con il suo cognome. Questa è una televisione molto ascoltata, richieste non ho da fare all'eccellente nostro assessore, scrive Claudio, tranne che dedicargli un pubblico ringraziamento che viene dal cuore, lui sa perché, più che la burocrazia poté Michele Lobianco, e si ferma qui, quindi ci lascia nel dubbio, però insomma la ringrazia. Grazie signor Visintin e ovviamente la gentil consorte, insomma, che io conosco e ringrazio per le parole, insomma. Poi sveleremo tutto questo, insomma, quando appunto si porterà a casa il risultato
come dire, l'impegno che mi sono preso assieme ad altri, insomma, sul tema sollecitato dal signor Visentini. Comunque anche per la rima baciata, la ringrazio, peraltro, insomma, non voglio abbassare il livello, insomma, ma potrei raccontarne altre che io spesso utilizzo in momenti conviviali, ecco, ma magari ci sarà un'altra occasione. Va bene, allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. E poi dovrò rispondere al signor Gino, ma faremo tutte e due le telefonate. È vero, adesso sentiamo la telefonata, poi rispondiamo anche alla prima parte della telefonata del signor Gino. Io ormai c'è un po' di... Buongiorno Bucarella. Buongiorno a lei. Buongiorno, sono Scherla. Buongiorno signora Scherla. Buongiorno a lei e all'assessore Lo Bianco. Buongiorno signora Scherla. Se l'avrei accorto che non siamo più tanto. È vero, sì, infatti. È vero, perché ci mancava. Non mi trovo più. Non mi trovo più perché vedo il vuoto intorno. In Triestin se disise tutte svode come canocce. Ecco, e burocrazia, sai tavoli, tutti che parla, ma nessuno fa niente. Cioè, de pratico, nessuno fa niente. Mi sono malata di nostalgia, sono d'accordo con Gino, perché quando chi era tutte le bandiere italiane fuori, che rispetto, pensa se la mia bandiera, mi ho messo la triestina, mi ho messo la labarda fuori del pergolo. Tutti ama Trieste, Trieste non la ama nessuno perché nessuno la conosce. Noi sa cos'è Trieste. Trieste è quella che è diventata, che non è Trieste. È tutto meno che Trieste più. È una roba, io non mi trovo più neanche andare in città. Cioè, sono andata poche volte, gli vado poche volte, mi viene da piangere. Mi ricordo sempre là se muovessi. Ma neanche tanto, sa, perché ho 70 anni, non so che ne ho 90. Non stavo parlando neanche del 1950. La una mulona di 70 una anni. Mulona. Una mulona di 70 anni con tante robe, de malattie, de quel che mi fa male vedere come che si è ridotta la mia città. Che non è neanche più la mia città, perché non esiste più la mia Trieste. Non solo la mia, credo neanche quella del signor Gino, quella di Bruno, quella di Ferfoglia, quella di tanta altra gente che una volta telefonava sempre. Bruno insisti perché ha ragione, le sue idee, mi sono d'accordo con lui, e mi non mi trovo più. Cioè mi vedo un vuoto, sottovuoto spinto vedo. Se tanto preoccupiamo di andare a sciare, se preoccupiamo di andare in ferie d'estate, adesso zona gialla, zona quel, molemo perché per Natale bisogna farsi i regali, ma se ricordè, qua a Trieste si festeggiava San Nicolò, non Natale. È vero. Quali erano i regali di San Nicolò? Natale si andava in chiesa, si andava a mezzanotte o quella volta, adesso se si va alle 10 non so, insomma dei problemi del Covid eccetera, e era tutto un altro mondo e non vi parlo di 100 anni fa. Certo signora Scherla, ha ragione, è che stiamo vivendo anche un periodo difficile e dei triestini qua non se ne sta neanche uno. Il problema è che stiamo vivendo un periodo particolarmente pesante che magari acuisce questa sua sensazione. Lei la medisi 35 anni fa a Basovizza. Basovizza mi la frequentavo di quando che era l'uomo che ne portava il latte a casa. Come no? E che parlo di un pochi di più anni. Ma molta gente che se qua adesso e che fa tutto quanto che governa, che lavora qua, non devi saper, perché se più giovani non puoi saper. Chiaro, ma non però... neanche i ricordi degli anziani, perché neanche gli anziani non era qua, sa? Siamo cinque di quei che era qua ancora restai, cinque, sei, non sei altri. E quei gabinetti pubblici che ti stai messi molto bei, chi li netta? Perché qui sarà un ricettabolo del virus e di tutti gli altri microbi possibili. Un'altra roba, chi si ricorda di quanti gabinetti pubblici che era a Trieste e di dove che era? Dei Vespasiani del Giardin Pubblico, di Piazza Puecher, di Piazza Ponterosso, di là de Donda, del mercato coperto, gavevimo tutta sta roba, noi gavevimo tutto qua, zendà tutto in fuzz.
alla Triestina. Alla Triestina. E adesso si scopre il nuovo mondo, i gabinetti pubblici. Non che dico né a lei, Bucarella, sì, né sì. al dottor Lo Bianco, per l'amor di Dio, perché non però c'entra. Abbiamo capito. C'è stata una politica che ne ha portato alla deriva. Un impoverimento generale, non so generale, nato, insomma, non so secondo come lei. Che abbiamo lasciato far, però si sta fatto così. E in questa Trieste non faccio testo, perché per l'amor di Dio che torno a dire siamo in 5 o 6, questa Trieste non la sento più mia. E quei che si dice tanto innamorai di Trieste, noi sei innamorai di Trieste, perché Trieste non l'ha mai conosciuta. L'aria di Trieste, l'atmosfera di Trieste, il modo di vivere di Trieste, se resta sa giusto e se resta Miramar, tutto il resto se andà. I muri se quei, ma il contenuto non esiste più, se il vuoto, sotto vuoto, spinto. La signora Schell dice di essere malata di nostalgia. Saluto. Grazie, Cramo, grazie signora Schell. Perché Schell. Non mi ritrovo più in questo modo di fare. Capito, ci dispiace insomma di questo momento di così dice di essere malata di nostalgia, no? Per la Trieste però che non c'è più. Però una battuta l'ha fatta la signora Schell, ha detto che siamo rimasti in 6, diciamo in 7 sicuro, anche mi metto dentro, benché ecco, come il mio cognome tradisce l'origine, no? Perché mi chiamo Lo Bianco, tutto attaccato. Non è proprio triestinissimo, Trieste, no? Come Bucarella del resto. Ma voglio dire che la comunità pugliese peraltro è come dire, molto come dire, nutrita nella città di Trieste. Guardi, io ho capito il discorso, anch'io ricordo, io ho 55 anni, però come dire, ho un ricordo di com'era, adesso non voglio, guardi, uso un termine alto, come dire, complesso, no? Il tessuto sociologico, ecco, com'era Trieste, quindi il piacere, insomma, coi vicini di casa, no? Il rapporto con il negozio sotto casa, la latteria, le cose, poi si girava, insomma tutto un sistema di rionale, di città molto coesa, ecco, e insomma di rapporti in particolare. E poi il mondo cambia, si cambia, la società, come dire, muta, però devo dire che alla fine, vorrei rassicurarla che insomma esiste ancora un grande sentire sull'elemento della triestinità, ecco, al di là delle simbologie, ecco, e le posso dire che insomma, potrei fare degli esempi simpatici, ma ad esempio prima ho fatto dei matrimoni ancora quando potevano venire da altre città d'Italia gli invitati, e tutti sono stati entusiasti di questa città hanno trasmesso veramente una passione, un amore in conto di Trieste, dicendo che è una città tra le più belle che hanno mai visto, insomma. Dopodiché chi ci abita chiaramente in realtà insomma l'apprezza. Il tema invece che sollecitato dal signor Gino è che quello che peraltro sollecitato anche sempre dal signor Bruno, che lo saluto con affetto e l'abbraccio, anzi ogni tanto lo sento, ecco, nelle altre trasmissioni oggi ancora non l'ho sentito, è vero. Guardate, io su quel tema dico una cosa: bisogna cogliere ciò che è possibile cogliere. Io ritengo che oggi dall'elemento appunto l'elemento importante sono i punti franchi. I punti franchi devono essere valorizzati, e devono essere valorizzati consentendo in buona sostanza di poter eseguire lavorazioni di materie prime all'interno dell'area cosiddetta di punto franco. E così almeno utilizzeremo ciò che è possibile utilizzare, ecco, come elemento giuridico appunto che viene sempre sollecitato dalle telefonate. Quindi poter trasformare materie prime e poi poterle nuovamente vendere e riesportare. Ecco. Quindi questo è, insomma, comprendere la dogana dove mettere, insomma, questi famosi temi doganali. I famosi, esatto, che quindi su cui si punta molto per lo sviluppo futuro. Un bene prezioso di ciò che appunto ci viene raccontato dal signor Gino, al signor Bruno, e anche raccontato e sottolineato dal signor Schell.
L'aspetto sociologico è un altro, ma insomma io mi sento parte ancora di questa triestinità. Guardi, non a caso io faccio il consigliere, insomma l'amministratore del Comune di Trieste da tantissimi anni, sono sempre qui nella città. È vero, quanti anni sono? 24, 23, 24? Io finirò, Dio piacendo, a maggio, perché maggio-giugno ci saranno le elezioni, con 24 anni ininterrotti. Vuoi di consiglio, insomma, di consigliere comunale sempre, perché sono sempre stato eletto. Poi in due occasioni sono stato nominato assessore, ma sempre sono stato eletto. Quindi ultra cittadino e vicino alla mia città, che amo profondamente in tutte. Guardi, a proposito, ho tempo perché sono... c'è una telefonata, però sì. Io amo molto come passeggiare, fare escursionista urbano, e ogni tanto vado a fare, colgo l'occasione di fare dei sopralluoghi in città, ecco. E passeggiando, allora dico, facciamo due cose in una. L'altro giorno c'erano delle segnalazioni nella salita Trenovia, mi sono inerpicato dal centro città fino a su, facendo e scorgendo degli scorci che sono straordinari, meravigliosi, e così anche a San Giacomo, nelle zone dove abito io, insomma faccio voi sopralluoghi, amo questa città, anche se il mio cognome tradisce la Beh, insomma l'origine del mio e del suo cognome è molto vicina. Però proprio a proposito di fare dei sopralluoghi e delle visite, prima di passare alla telefonata, ancora un attimo di pazienza, volevo dare la segnalazione di Nevio. Nuovamente ci scrive e dice: avviso l'assessore Lobianco che stia attento alla buca che si trova fronte al municipio. Ieri sono passato in piazza Unità d'Italia guardando il pavimento, visto che è ridotto malissimo. Ma dove hanno preso quelle pietre? Dice: cos'era, una svendita? Ci fa vedere. È un masegno di scarsa qualità, ma lo spessore è molto, molto limitato, molto basso. Insomma, sono. Guardi, su questo. Eccolo qui. Ma adesso c'è una telefonata, magari rispondo dopo, non voglio trattenere. Va bene, intanto abbiamo fatto vedere anche la. Raccontare un po', visto che si è parlato dei 24 anni, quando insomma, un po' di me battaglia. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Volevo. Posso fare soltanto una piccola battuta con la signora Scher? Sì, dica. Sì, tanto per. Ogni volta che sento la signora parlare di Trieste, per un attimo l'istinto è il suicidio, no, perché mi sembra di essere in quale catastrofe, ecco, un po' di coraggio, insomma le cose cambiano, la gente, le persone cambiano, le città cambiano, insomma non siamo nel profondo della miseria, insomma, no? Bene, chiuso questo discorso. Questo appunto volevo parlare con l'assessore Lobianco, sì. Visto che è un provetto ciclista, no, anche sì. Però volevo dire un momento, la situazione a Basovizza, ecco, è stata una decisione arbitraria, quella di mettere i tronchi, di limitare, ecco, non opportuna naturalmente. Però insomma bisogna dare atto anche alla gente del posto. Lei sa cosa succede in quel posto la domenica mattina a Basovizza? Poi quando si muovono le auto, lei ha mai guardato per terra cosa si trova? Bottiglie, fazzoletti, lacci di scarpe, insomma bisogna anche capire la gente del posto. Se una cosa comunale, mancano le regole. Oltretutto ho sentito parlare anche addirittura del laghetto di Tribiciano, sì. Che è una zona che io conosco molto bene. Allora qualcuno si è lamentato che è successa una cosa simile, cioè hanno delimitato il laghetto con dei tronchi. Secondo me assolutamente opportuno, in modo opportuno hanno delimitato. Qualcuno ha detto ci stanno 4-5 macchine dove potrebbero stare 20-30 macchine. Ma conoscete Trebiciano? Trebiciano non ha una strada dove si può passare con due macchine. Allora vorrei vedere gli abitanti di Trebiciano la domenica
mattina o la domenica a mezzogiorno, quando si ritirano i famosi ciclisti, podisti, corridori, i runner. Insomma, bisogna capire anche il punto di vista di chi risiede in quei posti, no? Ultima nota. All'obelisco, la napoleonica, il dottor Lo Bianco, lei che, ripeto, è un ciclista, bisogna vietare le biciclette e andare in discesa, ma con cartello opportuno. In discesa sono pericolosissime, e non ti fare una strada panoramica di quella portata, che è una cosa stupenda, e mi trovo bicicletta che in discesa, lei sa benissimo, si prende velocità. Allora, da Prosecco a Piccina posso capire, da Piccina a Prosecco è assolutamente, dovrebbe essere vietato il transito delle biciclette. Già si fanno padroni un po' di tutti i sentieri del Carso, che quando passano bisogna lasciare campo aperto, perché sennò si incappano. Ecco, po' di regole. Regole. Grazie, buona giornata. Per anche così andare incontro a quelle che sono le legittime anche esigenze, no? Di tranquillità e di avere un po' d'ordine da parte dei residenti, perché immaginiamo, insomma, ci mettiamo nei panni, no? di queste persone quando ci sono soprattutto gli assalti, no? Come abbiamo visto in questi ultimi periodi. Ma guardi, allora rispondo in tutte alle varie sollecitazioni. Sì. Innanzitutto, Sulla Napoleonica mi sbaglierò, ma dovrebbe essere vietato il transito con le biciclette, ma mi sbaglierò, farò un approfondimento, posto che io, voglio dire, non ci transiterei neanche, perché sono, ho la bici da corsa, quindi io non vado sugli sterrati, ma al di là di questo, a mia memoria dovrebbe essere vietato. Comunque, a salire, a scendere, lì dovrebbe essere vietato, ma fare un approfondimento. Il tema di Trebiciano, ovviamente, il laghetto di Trebiciano è perimetrato da quei tronchi, non so, penso da 20 anni, non so da quanti anni, quindi il tema non si è mai posto e non si pone. E quei tronchi che appunto sono stati messi invece a precludere l'area di sosta sono stati, ripeto, posti da ignoti, compiendo chiaramente un reato, perché quello non si può fare, insomma. E tronchi che peraltro sono stati tagliati da qualche parte, pietre che sono state portate via da qualche parte, posizionate lì, insomma. Quindi attenzione, perché sennò a quel punto, se si comincia ad avere un atteggiamento nei confronti di chi trasgredisce le regole, le leggi, e si dice, tutto sommato può starci, non va bene. Detto questo, sembra che quasi la colpa adesso siano dei frequentatori di Basovizza, insomma, o dell'altipiano carsico. L'altipiano carsico è patrimonio collettivo, tutti possono andarci a fare la passeggiata, chiedeva probabilmente più rispetto magari relativamente a certi episodi, dicendo che tutti dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo rispettare, così come i bagnanti che vanno alla pineta di Barcola, perché allora cosa dovrebbero dire ai cittadini che risiedono a Barcola, che hanno tutta l'estate i bagnanti? È patrimonio il mare, la riviera di Barcola è il patrimonio di tutti, insomma, ma non andando poi ad allargarsi tanto. È giusto se uno dice lì c'è qualcuno che sporca, allora chiaramente dovrà essere sanzionato, dovrà essere... No, è ovvio che la base di partenza sono le regole, punto. Detto questo, voglio dire, quando io dico che sono da 35, insomma, io ho 55 anni, ho iniziato a 20 anni ad andarci lì, voglio dire, è la prima volta, onestamente, che c'è questa... Guardi, in tutti questi anni è la prima volta che è accaduto questo, ecco. Ma riusciremo a governare anche questa situazione, ecco, ne sono convinto. Rimane però saldo il principio che il Carso tutto, adesso è patrimonio della collettività, e chiunque abbia il piacere di poterci andare, ci deve andare rispettando le regole. Comprendo anche tutto l'altro tema, ma non voglio poi andare nello specifico sull'utilizzo poi nei sentieri di bici, eccetera. Ovviamente le regole valgono dappertutto. Io non sento più, non so se
Cara Laura, io non ti sento. Io non ho toccato nulla, ma non sento più te. Purtroppo non ti sento. Sento un fruscio, ma nulla più. Pordenone prima, Udine nona, Gorizia 44esima e Trieste 47esima. Sono le posizioni ricoperte dalle città capoluogo del Friuli Venezia Giulia nella classifica di Italia Oggi relativa alla qualità della vita. L'elenco pubblicato dal quotidiano economico, giuridico e politico premia, come detto, Pordenone, l'anno scorso medaglia d'argento, e quest'anno sul primo gradino del podio in base ai 9 fattori che compongono l'elenco generale: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione, formazione e capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, sistema salute e tempo libero. È proprio dall'analisi di queste categorie che si possono spiegare le posizioni della classifica generale. Per quel che riguarda Trieste, se da un lato viene collocata terza sotto la voce istruzione, formazione e capitale umano, primeggiando la sottocategoria che riporta la voce persone in possesso di laurea e altri titoli terziari, dall'altro risulta 85esima sulle 107 città nella classifica sotto il sistema salute. Una posizione influenzata quest'anno dai parametri legati all'emergenza epidemiologica, che ha visto un po' tutte le città maggiormente colpite dal Covid-19 scivolare in fondo alla classifica. Il fattore salute, infatti, ha sostanzialmente ribaltato la situazione interna alla sottocategoria e ad altre voci. Per tale motivo è stato deciso di conferire un maggiore realismo inserendo nella dimensione della sicurezza sociale 3 indicatori sulla mortalità e sull'incidenza dei casi registrati di Covid-19. Tornando alle macrocategorie, il capoluogo giuliano è quinto per reddito e ricchezza, 25esimo su affari e lavoro, dove Udine occupa il posto successivo, 24esimo sotto la voce ambiente, Udine subito dopo, 96esima per sicurezza e reati, Udine 11esima, Pordenone quinta, Gorizia 52esimo posto. Per finire, sempre Trieste alla posizione 42 per sicurezza sociale, 103esima per popolazione, Gorizia 93esima, 23esimo posto per Trieste per tempo libero e turismo. Nella classifica generale, detto del primato di Pordenone l'anno scorso seconda e della posizione di Trieste più bassa di 14 punti rispetto al 2019, Udine conferma il nono posto, mentre Gorizia guadagna 5 posizioni e si colloca al 39esimo posto. Allora, ci scusiamo, c'è stato un piccolo problema con il mio microfono, ora spero mi sentiate meglio. Volevo ricordare ancora, prima di andare in pubblicità, che c'è una signora che si chiama Ornella che ci scrive: non sono triestina ma ci vivo da 50 anni, ho conosciuto Trieste quando avevo un altro volto, l'amavo e l'amo ancora, ma non è più la stessa Trieste. Quindi d'accordo con la signora Scherl, cammini per la strada, ogni 20 persone ne senti solo una parlare in dialetto. Ma di chi è ora Trieste? Perché ce la facciamo rubare? È diventata una Babilonia, una Babele, pensateci politici, ridate Trieste ai triestini. E ancora invece la signora Anita dice: io sono nata a Trieste nel 32, ci sono anch'io e ricordo anche le sputacchiere agli angoli delle strade, i vari Vespasiani. Oggi però, aggiunge Anita, mi sembra che Trieste sia più vivibile e più pulita. Vi saluto e un abbraccio che ora non si può. Quindi insomma due opinioni diverse su questo. Voleva dire qualcosa alle nostre telespettatrici? Sono due opinioni, sì. L'una che chiaramente rappresenta l'una, diversa dall'altra. In realtà la realtà è che i tempi cambiano chiaramente, e che più che i politici siamo noi tutti, ognuno di noi deve, rappresentare la triestinità. Ecco, io uso il dialetto triestino quando parlo, anzi mi diverto con i ragazzini o ragazzi che magari ogni tanto non tolgono alcuni termini così. E dipende da tutti noi in realtà. Poi più che i politici faranno, perché adesso non è che io capisco che i politici devono essere a fare tutto, però onestamente
dipende da tutti i comportamenti di ogni famiglia, di ogni cittadino, mantenere, come dire, alto l'elemento della triestinità, ecco, tutto lì, anche parlare in triestino, ecco, parlare in triestino vuol dire, come dire, essere sempre custodi, no? Un giorno ero a tavola con amici, no? Quando si poteva, e gli ho detto, c'era insomma il figlio di un mio amico, ho detto, te me passi il piron, e lui mi ha guardato e non sapeva cos'era, mamma mia, beh no, questo non lo posso pensare. Allora assessore, dobbiamo rapidamente andare in pubblicità, ci rivediamo subito dopo, fra poco. Bentornati, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora abbiamo subito una telefonata, assessore, la sentiamo immediatamente, poi replichiamo. Però volevo concludere. Sì, infatti, il tema della triestinità. La storia del piron. No, è un elemento, però voglio dire, se posso, sì, prego. Oltre a quello che ho raccontato sul tema di utilizzare il dialetto, no, io non mi butterei molto tanto giù, perché ecco, uno degli elementi che ha caratterizzato la triestinità, esatto, sono i talenti, quelle donne, quegli uomini che hanno rappresentato Trieste in Italia e nel mondo, no? Ecco, tuttora abbiamo tanti giovani, tante persone, tanti imprenditori, tante che sono nel mondo e ci rappresentano. Adesso non voglio fare la lista di persone che io conosco. Io ho un amico bravissimo, un progettista navale, che peraltro lavora in Olanda, ogni tanto mi manda, ci sentiamo, come va, eccetera. E a quel punto conosco altri triestini che lavorano in Australia, in America, insomma in Germania, in altri posti, come elementi di eccellenza, no? Ecco, poi magari il loro sogno è di tornare a Trieste, ma insomma l'elemento della triestinità si diffonde anche attraverso il talento di imprenditori, perché adesso abbiamo visto anche la classifica, no, di Italia Oggi lì. Sì, noi, ecco, tanti imprenditori probabilmente non si conoscono, ma io non voglio neanche citare i nomi delle aziende che hanno aziende a Trieste, ma le hanno triestini che hanno aziende a Trieste, hanno in diverse sedi staccate nel mondo. Magari un giorno si potrà fare una trasmissione sui talenti di Trieste che esportano nel mondo le loro tecnologie. Ce ne sono. Io ho scoperto, ad esempio, ci sono i tubi di scarico delle moto da Gran Premio, del Gran Premio di motociclismo, che sono fatti, c'è una casa che li costruiva a Trieste, cioè li ha fatti a Trieste. Quindi ci sono dei triestini che l'hanno progettato, ideato quel brevetto, quel tubo di scarico, che è una cosa importantissima nel motociclismo, l'ha fatto a Trieste, lo produce a Trieste e lo esporta. Voglio dire, ho fatto un esempio, ma per la triestinità esiste attraverso anche queste capacità. Ecco, io direi insomma di guardare comunque con ottimismo, ecco. Allora, è che tutto dipende da noi poi alla fine. È vero, dipende da come ci poniamo anche nei confronti del mondo. Posso capire la signora regole, Scherla, cioè, tutti ci invidiano, i triestini, per l'amor di noi siamo molto critici, molto, è vero, giustamente alziamo sempre l'asticella dell'esigenza, ma tutti, io con chiunque parlo, dicono, ma voi triestini siete sempre bravi, puntuali, precisi, per l'amor di Dio, poi esistono le solite eccezioni, ma è insomma, chiaro, però siamo insomma, quelli che andiamo subito a pagare, che ne so, la TAV, le bollette, le cose, ma infatti cerchiamo alla fine, io non voglio, c'è insomma, proprio abbiamo una guardate, segnalazione voglio, sulla adesso, TARI, ma adesso sentiamo nel sacro, scusatemi, abbiamo dimostrato con l'assassinio di quei due agenti come questa città si è stretta attorno a quei due agenti straordinari, una città straordinaria, meravigliosa. Ricordiamo quel momento, quella fotografia di quel momento. Quella è la nostra, è Trieste, quindi è chiaro, crediamoci. Giusto, più o meno. Io ci credo da tantissimi anni e continuerò a crederci. Allora, già andiamo sulla telefonata. Alla telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, pronto? Sì, la sento signora, buongiorno. Sì, io ringrazio degli elogi l'assessore, io sono un'anziana triestina, però ha parlato di tutti quelli che se ne sono andati, perché mi pare che qui sia rimasto poco. Oltretutto la città in questo momento è stata violentata da tutta questa gente che ci arriva da fuori,
e che dovrebbe essere messa da altre parti, perché infatti Pordenone è lontano ed è nella migliore, ma Trieste e Gorizia sono delle vittime in questo momento. I cittadini triestini si sentono veramente violentati, non va bene questo. Oltretutto io ho visto il prefetto quando ha parlato della zona arancione, era tranquillo, non so, a lui sembrava una cosa logica, ha detto dovete stringere i denti, noi li stringiamo. Ma mi pare che il signor Schiavone non li stringa per niente, perché sta facendo delle cose che qui non vanno mica bene, sapete. Noi non è possibile che la gente dei cittadini pacifici come sono i giuliani siano trattati in questo modo. Io ho visto Trieste, sono nata appunto nei primi anni 40, ma era tutta un'altra cosa, era pulito, infatti aveva le sputacchiere, non c'erano scovazze in giro, come direbbe l'assessore, il cimitero era un giardino ed era in mano al comune, adesso è tutto abbandonato, è una cosa terribile, è andato tutto a... è così. Ho capito, male, insomma, anche lei ha questa sensazione, proprio. Insomma. Insomma, diciamo chiaramente, da Trieste sono passati dagli Unni in poi tutti, perché ci sono le Alpi che non hanno fatto passare Annibale, sì, il quale stupidino non sapeva che se faceva il giro passava anche lui, di qua passano tutti. Non lo sapeva. Che lo dica. Se aveva lo smartphone, però, probabilmente lo sapeva, faceva il giro. Prego. No, era una battuta, meno male che non aveva i cellulari di oggi, perché sennò l'avrebbe saputo guardando sulla mappa. Questo è fatto, ha ragione assessore, per questo nessuno l'aveva avvisato che bastava fare il giro. Però, capisci, è un dato momento, non è giusto che un prefetto ci prenda anche lui in giro, perché dovrebbe aiutarci in qualche modo, è il rappresentante del Ministero degli Interni. Beh, ma non credo proprio, insomma, che avesse in animo di prendere in giro nessuno, e constatava semplicemente un dato di fatto. No, ma è il Ministero degli Interni che ci prende in giro. E poi diciamo una cosa, a un dato momento avete problemi dove metterli, vi ricordate che c'era un campo profughi a Trebiciano, pieno di poveri istriani scappati, che hanno sofferto il freddo, hanno detto che lì sono morti tanti bambini piccoli perché non sapevano come riscaldarli quando sono venuti qua, e adesso quel signore si lamenta perché i suoi hanno freddo quando arrivano di notte qui, dopo le 22 immagino. E allora, caro signore, se proprio vuol farli venire, li faccia venire di mattina, cosa vuole che le dica? Allora, questa è la sua presa di posizione, abbiamo capito, signora, grazie, buona giornata. E poi diceva la signora una cosa in particolare tra le tante che ha detto, il cimitero ad esempio era del comune ed era un giardino, insomma, e qui si torna un po' anche sul tema degli appalti. Ci sono delle segnalazioni, delle critiche anche sulla questione degli appalti attraverso le mail, volevo leggerle. Questa di Riccardo che scrive, buongiorno assessore, negli ultimi anni sono stati appaltati a ditte esterne alcuni servizi comunali. Questo succede perché risulta difficile gestire l'efficienza dei dipendenti comunali, questa è la domanda di Riccardo. Invece nel settore invece dell'educazione c'è un'altra telespettatrice che ci scrive, adesso vediamo se riesco a trovarla, a trovare questa mail dell'area educazione di Monica, amareggiata perché dice dopo 8 anni di lavoro venire sostituiti dalle cooperative, dice perché vengono appaltati insomma i servizi educativi del comune. Comune, cioè ci sarebbe personale da stabilizzare, questo scrive Monica su problemi insomma molto, molto sentiti da una certa parte. Ma guardi, rispondo a queste sollecitazioni dicendo che proprio mentre noi stiamo parlando sono in corso dei concorsi pubblici appunto per in questo caso istruttore educativo di scuola materna, poi ne seguiranno a ruota per istruttori educativi di asilo nido, vuoi poi di ricreatori, eccetera, eccetera, eccetera. Chi sta parlando ha in questo mandato assunto oltre, i numeri esatti non li ricordo più perché ne assumiamo costantemente personale, siamo sui 370 abbondanti
380 passa dipendenti, di cui oltre 180 sono di stabilizzazione di personale precario, la cui maggioranza, sì, quasi totalità è dei servizi educativi. È chiaro che a oggi l'inversione è quella di creare i concorsi pubblici per assumere i dipendenti. Siamo in un ente pubblico e i dipendenti vanno assunti con concorsi. Ecco perché sono in campo tre concorsi dei servizi educativi. Punto. Altro tipo di profilo, chiaramente non si andrà a stabilizzare, ad assumere, eccetera, ma si utilizzeranno altri sistemi di gestione indiretta. Direi, tornando alla telefonata della signora, il tema dell'immigrazione di cui sollecitavo, un tema che mi ha visto già rispondere alla telefonata del signore di Udine Nord, che non ricordo il nome. Sì. Insomma, su quel tema ovviamente sarei molto più rigido, molto più attento nella gestione dei flussi migratori. Ecco. Per quanto riguarda la gestione del cimitero, direi che c'è un grande sforzo del Comune di Trieste, perché comunque è nostra proprietà e quindi stiamo investendo tantissimi danari adesso nella riqualificazione della parte, ad esempio, monumentale. Vi è un'attenta e accorta gestione del verde, laddove i tempi, devo dire, sono ovviamente mutati da quelli di un tempo, e non possiamo permetterci più di avere non so quanti. Io ricordo che l'amministrazione comunale di quei tempi, degli anni prima delle sterilizzazioni, eccetera, aveva oltre 5.000 dipendenti. Oggi pensare ai 5.000 dipendenti sarebbe impossibile la gestione economica, cioè la gestione sarebbe difficilissima, perché vorrebbe dire un costo enorme sul tema delle risorse umane. Quindi, cercando di comunque tenere alto lo standard, che io penso comunque sia mantenuto, anzi non penso, certamente è mantenuto, il servizio cimiteriale è un servizio di alta gamma, di alto livello. Questo mi sento di dire. E poi chiaramente noi, come ho detto prima, siamo molto severi con noi stessi, e ripeto, forse quella telefonata che con l'intervento che ho fatto alle 7:15 stamattina, qualche tempo fa, sì, quando io ho celebrato anche l'ultimo gruppo di matrimoni che ho celebrato prima della fascia, quando eravamo ancora in fascia gialla, dove si poteva transitare, mi pare, tra regioni, eccetera, io ho incontrato un sacco di persone che arrivavano dalle più diverse città d'Italia, contentissime, felici, cioè meravigliate della bellezza della nostra città. Tutte le persone che vengono da altre città non vogliono rimanere a Trieste. Ecco, tornando poi al discorso che ormai ci sono tanti non triestini, che basti pensare a tutti gli austriaci che comprano casa. È vero, questo fenomeno. Insomma, d'altronde Trieste, mi sia consentito, è una sorta di capitale centroeuropea ormai. Non voglio, adesso stiamo finendo la trasmissione, vorrei stimolare altre cose, ma insomma Trieste è veramente una città. Quando parlavo, e la signora ha interpretato che sono dei cervelli in fuga, ma mi si è consentito, sono delle persone di grande professionalità che sono richieste, vanno a fare esperienza all'estero, o trovano certamente all'estero ma esportano però la triestinità, ecco, era da sempre, no? Quante persone di Trieste sono... C'è anche Patrizia che ci scrive, anche mi sono triestina orgogliosa, anche, insomma, grazie Patrizia. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Sì. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, dottoressa Bucarella, buongiorno. Lei è il suo ospite. Dunque, volevo semplicemente fare un piccolo appunto alla telefonata della signora che si riferiva ai cimiteri. Sì. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo con lei, in quanto negli ultimi anni il cimitero di Trieste, con quello di Barcola, sono come dei giardini, sono tenuti in maniera spettacolare dal manutentore. Se poi la signora si riferiva
alle tombe abbandonate, quelle purtroppo sono proprietà privata e quelle deve il proprietario della tomba deve tenerle in ordine. Oppure si riferiva alle scatolette del mangiare per i gatti che le signore abbandonano in giro, o ai secchi che le persone prendono, bagnano i fiori. Quindi l'educazione personale, no? Certo, anche, perché chiaro. Però ecco, i manutentori fanno un buon lavoro, dice. Guardi, personalmente io ero in questi ultimi 3 anni per questioni personali, ho frequentato il cimitero e sembra un giardino. Chiarissimo. Quindi complimenti invece al manutentore, assolutamente. Bene. Grazie, ecco, grazie di questa testimonianza. Grazie, a lei, grazie buona signora, giornata. Buona giornata. Ringrazio la signora perché sì. Io avrei voluto, dico, cioè, mi ripeto nel dire che appunto l'offerta è di alto livello, alto standard, e in più ho fatto recentemente un elogio alla gestione, ad esempio, dell'igiene, dei servizi igienici. Ricordiamoci che noi siamo durante questo periodo di pandemia e io, ahimè, dovendo frequentare per motivi voi personali, voi istituzionali, cimitero molto spesso in questo periodo della mia vita, ho osservato un'igiene degli ambienti veramente di alto livello. Quindi corrisponde, mi sento di dire, sì. Mi sento a questo punto, quello era semplicemente un elogio tecnico amministrativo mio al gestore, mi sento di dire adesso pubblicamente che insomma. È vero. Una città di 200, un cimitero che ha un impatto di 206.000 abitanti, tenuto in quelle condizioni igienico-sanitarie, così, insomma, vanno apprezzate. Va apprezzato, è una grande attenzione. Allora, c'è Oscar che la ringrazia per aver finalmente ottenuto in Strada di Fiume le mangiatoie per appunto i topi. Oscar la ringrazia. Grazie, beh, insomma, ci è voluto un po', ma insomma mi auguro che la risposta sia gradita e la ringrazio per aver apprezzato. Ecco. In Strada di Fiume, non dico il numero civico perché sennò individueremo dove. Esatto, però comunque oltre il 170, mancano ancora qualche numero. Ben presente la situazione perché il signor Oscar è stato tenace, no, nella sua richiesta. Il tema dei rati è un tema complesso da gestire. Adesso, adesso non voglio parlare, uno vuole farmi una domanda sui topi, sui rati, insomma. Abbiamo io come ho detto un giorno, a me piace molto, mi piaceva quei film fantasy, Signore degli Anelli, io sono l'assessore delle Pantigame. L'assessore delle Pantigame. La metto così in modo simpatico perché vengo chiamato appunto anche a rispondere. Anche quello. E beh, il tema che ci sono dei luoghi molto complessi, questo è del vero. Signor Oscar era in Strada di Fiume Alta, diciamo così. È un sito complesso, ma insomma cerchiamo di arginare. Allora, grazie. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Sono un vecchio venditore di dolciumi della Fiera di San Nicolò, che dopo 50 anni non posso partecipare alla fiera, volevo portare un caro saluto al dottor Lo Bianco. Ci dispiace, quest'anno è per la prima volta, no? In quasi 100 anni di storia. Ecco. Che... Dottor Lo Bianco, se posso avere la linea, grazie. Ecco, adesso sento, perché alzo il microfono perché sento poco. Sì, pronto? Ecco, adesso lo sento. Pronto. Buongiorno. Volevo portare un saluto al dottor Lo Bianco, sono un vecchio venditore di dolciumi che dopo 50 anni non posso partecipare alla fiera e volevo salutare al dottor Lo Bianco, la signora Lucarella, se è possibile. Certo. La ringrazio tanto del saluto e peraltro, ecco, ho capito chi è e quindi lei è un grande, insomma, è veramente uno storico, insomma, probabilmente quando ero bambino arrivavo alla sua azienda premiatissima di produzione dolciumi ed era quello che proprio rappresentava la festa di San Nicolò, perché San Nicolò nasce come festa dei giocattoli, dei dolci per i bambini, ecco, storicamente. Lei è un custode appunto di quella tradizione. Di questa che bella purtroppo tradizione. Che purtroppo, insomma, in buona sostanza quest'anno salta, risottolineando appunto il momento storico che noi viviamo e che dobbiamo chiaramente cercare di traguardare, cioè di passare in attesa che arrivi il vaccino, insomma, o comunque
di cercare di passare nel miglior modo possibile, evitando il più possibile danni voi alle nostre imprese, ma alla nostra salute, e quindi questo è un momento complesso. Quindi grazie del saluto. Grazie. Allora, due telespettatori, Claudio e Sonia, ci scrivono: effettivamente la Napoleonica è solo pedonale, credono ci siano anche proprio i divieti, i cartelli. Guardi, per le biciclette, lo dicevamo prima, no? Cerco di ricordarmi tutto, ma ecco, lì ero quasi certo che era, infatti è vietato, quindi quando, ecco, basta chiamare i vigili, insomma, o chi che sia, dopo, ecco, infatti io, ma peraltro, vabbè, io ho un'altra, io non ci transiterei mai, come io non transito mai, ma il tema della bicicletta, cioè non vorrei che si iniziasse... Chiaro, un dibattito anche no, su questo, nel senso però... che... Ad esempio io non uso mai la bici in città, guardi, io sono uno che ama la, insomma, vado, come si ben capito, in bici da corsa, ma la città io la attraverso rapidamente il mattino presto, ma non ci io non ho, su 7000 km all'anno che faccio, forse quella, ma niente, io metto la bici in macchina, mi sposto, se no la transito rapidamente. Perché comprendo che è complicato, insomma, non voglio dar fastidio a nessuno. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Ah, dottoressa Bucorella, buongiorno, e buongiorno anche al suo ospite, buongiorno, dottor Bianco, sono Nevio. Nevio, buongiorno. Senta, volevo dire una cosa, ieri ho assistito all'attacco vergognoso all'assessore Grilli. Sono rimasto basito, ma come si può attaccare una persona che fa di tutto per alleviare le sofferenze altrui? Ma come si può fare una cosa simile? Se quel signore è lì che si preoccupa tanto per questi nuovi ospiti, e gli ospiti lui a spese sue, non so, veda lui, ma attaccare una persona che dedica la sua vita praticamente ad aiutare gli altri mi sembra perlomeno vergognoso, guardi, mi dispiace. E un'altra cosa, volevo dire, il nostro... grande ministro degli esteri, chissà quando prenderà dei provvedimenti per quanto riguarda i nostri confini. Allora, un mio conoscente ha fatto la stupidaggine, è andato a far benzina in Slovenia, è stato fermato dalla polizia, 380 euro di verbale, e poi lo hanno portato a Capodistria in una residenza e ha dovuto fare 14 giorni di praticamente clausura, ecco, a sue spese naturalmente. Mentre qui da noi arrivano di tutti. Tutti di più, allora macchine targate Lubiana, macchine targate Pula, camion targati Capodistria, ma loro quindi cosa il problema ci portano? Dei confini, che di cui si parla molto in questo momento, anche ma perché hanno un altissimo indice, no? Di contagi, loro hanno un altissimo indice di contagi. È vero, è verissimo. E noi dobbiamo sempre sopportare, sempre con scurate le brache calate, mi sembra una cosa ridicola, ma siamo un paese ridicolo. Ci vorrebbe un intervento proprio a livello governativo nostro, no? Va bene. Scusate, chiaro. Il mio sfogo, si buongiorno, immagini, vi saluto. Grazie Nevio, buona giornata. Voleva rapidamente rispondere al signor Nevio perché siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora pochi minuti. Ma molto rapidamente, assolutamente condivido, certo. Gli attacchi nei confronti del mio collega Carlo Grilli sono veramente assolutamente indecenti, perché se c'è una persona che è veramente impegnata H24 su questo tema e che sta facendo i salti mortali da anni, onestamente, ancora più in questo momento, è proprio il mio collega Carlo Grilli, che si adopera tantissimo, veramente fa degli sforzi, insomma, guardi, giganteschi, ma no, è politica, semplicemente Schiavone fa politica, siamo ormai alle soglie della campagna elettorale, quindi si fa, sono solite cose, dai, insomma, è il solito, come dire, refrain, quando, però, insomma, ed è chiaramente indecente l'attacco. E il resto, sì, viviamo questa situazione che non si è ancora compresa, perché poi uno può andare, non può andare, eccetera, e viviamo, ecco, viviamo questa situazione complessa anche per quanto riguarda la gestione dei confini. Io ricordo che la Slovenia ci ha sbarato subito, appena nella prima ondata ci ha messo i cavalli di Frisia davanti, insomma, adesso grazie al cielo è cambiato un po' il tutto, ma di fatto anch'io mi interrogo se è consentito o meno.
È consentito per chi lavora, ovviamente, quindi la cosa è reciproca, chi lavora, chi sloveno lavora in Italia, poi quelle macchine targate con targa slovena, buona parte magari sono anche di triestini, attenzione, infatti, o di italiani, perché anche là ce ne sono tante. Tornando un po' alle cose che veramente bisogna rimettere a posto, comunque c'è un po' di come dire, di confusione anche su questi, no, confusione, le cose sono sempre più complesse, ecco, diciamo complesse. D'altronde noi viviamo come si dice, in una città di frontiera, ed è notevole, cioè, ecco, potreste fare una trasmissione quando con più calma su quanti triestini vivono oltre confine che però lavorano a Trieste e hanno targa appunto slovena anche lì, no? E quindi magari abitano proprio immediatamente al di là del confine, come dire, l'opinione appena espressa. Benissimo, allora io ringrazio molto l'assessore Michele Lobianco per essere stato con noi questa mattina, lo invito a tornare a trovarci presto, magari anche qui in studio, vedremo, in insomma, presenza mi piace in presenza, più, gli piace molto. Però insomma non è andata male neanche con modalità. Io mi adatto, ecco, da bravo triestino mi adatto alle situazioni, ecco, tornando alla famosa triestinità, insomma c'è, è vero, bisogna sfatare anche questo questo luogo comune, non è vero che i triestini poi non riescono bene ad adattarsi alle situazioni, anzi, ecco, no, ce la fanno assolutamente. Allora, grazie all'assessore Lobianco. Vi ricordo che fra pochissimo avremo ospiti sempre in questa modalità attraverso il collegamento Skype per il dibattito mattutino. I consiglieri comunali Radames Razza della Lega e Sabrina Morena di Open Sinistra FVG. Quindi se vorrete continuare a fare le vostre segnalazioni o comunque intervenire alla nostra trasmissione, potete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure anche attraverso il sistema delle mail. Quindi adesso andiamo rapidamente in pubblicità, ci rivediamo subito dopo, quindi con i nostri due ospiti. Quindi daremo spazio al dibattito. A fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno ai nostri ospiti attraverso la piattaforma Skype. Allora Sabrina Morena, consigliera comunale di Open FVG, buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno. E Radames Razza della Lega, invece consigliere collega d'Aula, possiamo dire così. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, so che c'era già una telefonata in attesa, allora cerchiamo di privilegiare sempre il dialogo con i nostri telespettatori. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Quasi Gianni, buongiorno. Gianni, buongiorno. Buongiorno, dottoressa, e buongiorno alla signora Morena e signor Razza. La mia telefonata era più indirizzata verso il dottor Lobianco, perché se parlava di Trieste, di Trieste un poco conosco, allora volevo dire che si sta, come che si sta il ribaltone di Trieste. Però parlerò un'altra volta, perché sennò vado alle longhe. Volevo dire che dica che pure ieri Gianni. Sera, sì? Quando era dalla notizia del signor del CGIL, là, come si chiama là, quel dottor che assisti i profughi che viene qua, come si chiama? L'ICS? Sì, ma lui come si chiama? Schiavone, Gianfranco Schiavone. Ah, scusi, perché la mia memoria, ho 86 anni, e il signor, qualcosa perdo, ecco. E il signor Schiavone mi ha fatto un attacco diretto all'assessore Grilli, e mi alza subito il telefono e ho telefonato, perché mi è apparsa una roba talmente schifosa a dar contro un uomo che si spendi in tutti i modi con la storia che era lui può. Allora lui mi ha fatto tanto nervoso e ho telefonato, era il dottor Paladin che conduceva, sì. Sì, che conduceva. E che ho detto, mi è venuto in mente una piccola lettura, come col tizio un poco di legge,
mi sarebbe stato impresso un bel tacer non fu mai scritto. Allora gli avevo detto al dottor Schiavone che prima di parlare è tensi e dopo il parli, non devi attaccare così. Per la mia Trieste che si è cambiata cosa viene il 18, perché il 18 dopo si sta tutto il tsunami irredentista, gli ha cancellato tutta la vecchia storia che aveva 500 e tanti anni, buttando su i monumenti, cancellando le scritte, tutto. Però questo posso parlare un'altra volta, non voglio annoiare, e la saluto al dottoressa Bucarella a e lei, la signora Gianni. E la signora Morena e anche il signor Azza, e diciamo siamo tutti triestini, lo temo per questa città. Un giorno se avrò la fortuna di ciappare il telefono, perché tante volte sono mezz'ora e non lo ciappo, conterò, se mi sarà permesso, certo, tutta la storia stupida che ha fatto i nostri governanti, perché il comune, anche il comune che ha fatto tante cappelle, che metà basta. Comunque le ringrazio, la voglio andare oltre, perché c'è altri che ha diritto come me. Grazie tante, grazie, e un abbraccio, Gianni, a tutti. Buona giornata a lei. Allora, infatti aspettavamo insomma l'intervento del signor Gianni, che è sempre attento sui temi della triestinità, no, e della storia di Trieste, però interviene su un altro dibattito in questi giorni, fra l'altro anche oggi sul giornale, ma ce ne siamo occupati ieri noi nel nostro telegiornale, questo scontro sull'accoglienza. Allora, chi vuole per primo replicare al nostro telespettatore? Parto magari da Sabrina Morena, voleva dirgli qualcosa, appunto, voleva dire qualcosa il signor Gianni su questo dibattito, anche dai toni particolarmente accesi, no? Sì, ma purtroppo cioè, con tutto, senza togliere niente all'operato dell'assessore Grilli, che sicuramente per certi versi, cioè per tante cose si adopera sui vari temi del sociale, però resta il problema a Trieste del tema della bassa soglia, anzi diciamo bassissima. E resta purtroppo aperto anche quello che abbiamo visto, ne abbiamo anche parlato lungamente in commissione, e resta il tema di cosa fare delle persone viandanti che passano per Trieste, a cui potrebbero fare dei tamponi rapidi, e che però non, magari non si vogliono fermare o non vogliono chiedere di entrare nel sistema dell'accoglienza perché hanno parenti e devono raggiungere. Sono intere famiglie e ci sono anche molti bambini, che alla fine cosa succede di loro? Che magari dormono al silos, si riparano da qualche parte per uno o due giorni, non di più. Però che cosa facciamo di queste persone? Perché queste sono persone e ci sono famiglie con bambini. Non ultima, due giorni fa c'era una bambina siriana. Allora, non si può far finta che non esistano queste persone, proprio non si può far finta, e non può essere questa la risposta, che se non entrano nel circuito appunto dell'accoglienza non si fa niente per loro. Questo è il tema, e purtroppo la questione c'è, siamo sulla rotta balcanica, c'è poco da fare, e le persone di cui passano e spesso vogliono proprio andare via perché hanno altre famiglie da altre parti, e comunque la bassissima soglia, allora l'assessore ha voluto chiudere l'help center, che è vero che era aperto 2 ore al giorno e quello che vogliamo, non era sicuramente sufficiente, però intanto indirizzava le persone, perché l'altra mia domanda era come fanno le persone che comunque invece vogliono entrare nel sistema dell'accoglienza a capire dove andare, perché questo non c'è. Ha detto l'assessore che ci saranno delle unità di strada, ma per ora non ci sono. Allora bisogna trovare dei sistemi comunque per dare magari ristoro temporaneo alle persone e non lasciarle comunque in piazza. Arrivano tra l'altro moltissime che sono state torturate, sono ferite, sono dopo giorni di cammino, affamate, congelate, e fa freddo, almeno per un
tot di tempo bisogna trovare una soluzione per loro. Devo dire, e comunque vicino alla stazione, perché lì le persone comunque passano, non so, esiste, pensavo oggi sarà Tripkovic lì, che si venga aperta l'atrio e che venga in quel momento lì dato una parte di ristoro. Insomma, esistono per le soluzioni, momento, c'è anche una parte del Porto Vecchio. Soluzione, diciamo, temporanea, no? Allora, Razza... Sì, per l'emergenza freddo, non è che per sempre, però bisogna trovare delle soluzioni. Nell'immediato, insomma, chiaro. Razza, voleva anche lei, appunto, immagino, intervenire sull'argomento. Vedevo, insomma, che... intanto... Ho sentito anch'io gli attacchi del Schiavone all'assessore Grilli, secondo me è qualcosa di vergognoso. Vergognoso perché l'assessore Grilli si è sempre adoperato in maniera costante, efficace ed efficiente per quanto riguarda il settore del sociale. Nessuna persona arrivata a Trieste, sia straniera sia italiana, è stata lasciata da sola. L'ha spiegato in commissione l'altra settimana in modo chiaro ed esaustivo. Il comune di Trieste è uno dei comuni che spende maggiormente risorse per il sociale. L'attacco del dottor Schiavone è assolutamente vergognoso in merito alle dichiarazioni che ha fatto, l'attacco frontale che ha fatto proprio l'assessore Grilli, che è una persona che è molto sensibile a questi problemi. Quindi assolutamente l'attacco del Toschiavone è completamente fuori luogo. Altra cosa, la collega Morena parlava di bambini. Io ho visto nell'ultimo anno ci saranno 2-3 bambini, 2-3 famiglie. La maggioranza delle persone sono ragazzi sulla soglia dei 18 anni, perché vengono qui, perché sanno che essendo minorenni devono essere accolti e quindi il comune ha l'obbligo di mantenerli e di accoglierli. E appena scattano i 18 anni fanno la richiesta per il permesso di soggiorno. E qua c'è il dibattito. C'è tutto un'organizzazione dietro. Non mi si venga a dire che sono... È tutto studiato. Le famiglie li mandano in Italia, che poi ovviamente anche vanno raggiungono altri posti altre d'Europa, destinazioni, però insomma sono minorenni, sulla soglia della maggiore età. Allora dobbiamo fermarci rapidissimamente per una brevissima pausa pubblicitaria, riprendiamo il filo subito dopo di questo interessante dibattito. A fra poco. 4 Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora siamo ancora in collegamento Skype con Radames Razza della Lega e Sabrina Morena di Open Sinistra FVG. Allora abbiamo anche un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare in diretta se è possibile. Sì, è in diretta signora, può parlare. E volevo dire, come mai che al cimitero, al campo 31, sta sporco che non gli dico? Al cimitero c'è sporcizia? Sì. Dove? A che è campo? È tutto sporco, a campo 31. 31? Sì. Capito. Va bene, grazie della segnalazione signora, non lo so per quale motivo, ma appunto magari passiamo questa segnalazione puntuale a chi può fare qualcosa, no? Per quanto riguarda appunto lo stato del cimitero e del campo 31 in modo particolare. Ci sono anche varie segnalazioni di buche stradali che stiamo girando agli assessori competenti. Allora, credo ci sia ancora un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Elisabetta, buongiorno. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire solo una cosa. Io sono d'accordo col signor Razza. Mm-hmm. Allora, la sinistra, quando si parla di migranti, non dà risposte. Dice solo dei mantra, dice sempre quello. Anche perché ha venduto l'Italia all'Europa, per cui l'Europa ha un'idea
sui migranti con Soros e tutta compagnia avanti che devono entrare. Non si sa bene per quale ragione, ma ci saranno delle ragioni chiare e anche delle ragioni occulte. Allora, la sinistra ripete sempre quello, dove ci sono i dati umanitari, vengono famiglie niente, signora, perché le famiglie le vede solo lei e la sinistra. Beh, ma ci sono state, soprattutto nell'ultimo periodo. Sì, d'accordo, l'ultimo periodo sarà forse il 3%. Sì, allora, è una percentuale minore, questo è vero. Allora, i ragazzi hanno tutti 17 anni e 3 mesi dopo diventano maggiorenni. Adesso io mi domando e dico, inutile dire, arrivano perché vogliono andare. Chiaro che magari hanno un parente in Svezia e vogliono andare in Svezia, ma il problema è che non li vogliono. Non riescono a passare i confini, per cui restano qua. E allora cosa si fa? Signora Morena, la ringrazio. Capito. Grazie Elisabetta, buona giornata. Allora, la chiama in causa direttamente e dice che cosa si fa, perché è vero che vogliono andare in altri paesi, però poi questi altri paesi non li lasciano entrare, praticamente, quindi restano qui sul nostro territorio. Ma la situazione è comunque complessa, ci sono storie diverse e anche molto, alcune proprio di successo invece di persone che sono arrivate dove principalmente avevano altri parenti, perché sappiamo benissimo che da sempre tutto quel che riguarda i temi migratori, e parlo anche quello che riguardava l'immigrazione italiana in America, in Sud America, eccetera, è legata alle catene migratorie, cioè nel senso che ci sono, che uno cerca di andare lì dove ha famiglia, quando può. Molte persone invece si fermano qui e tante sono le storie di successo, comunque le storie di persone che lavorano, che sono necessarie alla nostra economia. Pensate che adesso in tempi di Covid si è reso sempre più evidente che mancano tutta una serie di lavoratori, che siano dall'agricoltura, che siano nell'allevamento, che siano nelle fabbriche o nei cantieri, eccetera. Quindi comunque il posto c'è, anzi pensiamo anche al nostro paese, che è comunque un paese che sta invecchiando, e di quanti bisogno di badanti e di persone che lavorano nell'assistenza c'è bisogno, e di quante queste persone lavorano in questo campo. Quindi la migrazione non è solo, cioè io sono contraria proprio alla visione dell'invasione, ma esiste, c'è, dovrebbe avere dei canali legali proprio per non alimentare invece tutta una serie di mafie, di traffici, che per esempio adesso c'è stato questo convegno sulla rotta balcanica con l'intervento di Nello Scavo, che è giornalista di Avvenire, che ha parlato che dietro alle questioni migratorie ci sono invece traffici di petrolio, di armi, e che gli stati non dico i nostri, ma insomma gli stati che accolgono prima dei nostri, che non sono nell'Unione Europea, in realtà approfittano di questa merce di scambio, perché l'Europa non vuole, no, i migranti, in realtà, per poi usarlo per altri traffici, insomma. È una cosa che stanno indagando anche i vari giornalisti, e credo che meriti comunque appunto una visione un po' più internazionale, e penso che la migrazione non va vista come un'invasione, ma come una risorsa. Esiste, c'è, e soprattutto, comunque, ritornando alla questione dell'emergenza freddo, mi preme sottolineare che anche se sono 2 o 3 bambini, noi non dobbiamo metterli a rischio di morire di freddo, perché il freddo c'è. Chi fa morire di freddo? Sabrina, non dire sciocchezze, ti prego. Sabrina, non dire sciocchezze, ma chi ti fa morire di freddo? Ti prego, Sabrina, non dire sciocchezze. Per l'amor del cielo. Bisogna fare delle cose, se non si fanno il rischio. Ma si fanno le cose, ma non puoi dire che muoiono di freddo, ma stai scherzando? Ma cosa stai dicendo? Stai dicendo delle cose allucinanti. No, perché il rischio è quello lì, il rischio è quello. E quindi ha fatto bene Schiavone a denunciare questo, come io stesso. Ma cosa ha fatto bene Schiavone? Cosa ha fatto bene Schiavone? Questa cosa qui. Bisogna fare delle cose. Ma stai scherzando, Sabrina, tu non sai quello che dici.
Ecco, non è d'accordo Radamel Sraccia, diamogli la possibilità di Sabrina, replicare. Ma Sabrina ha detto che l'assessore Grilli, che tutto il sociale del comune di Trieste si prende in carico anche le persone, anche i minori, le persone che non avrebbero neanche diritto a essere sul suolo italiano, perché si prendono in carico e si dà un pasto caldo e un posto dove dormire. Non puoi dire che si lasciano morire di freddo i bambini, perché guarda, una cosa gravissima quella che hai detto, non te lo permetto, perché è assolutamente ingiustificabile le parole che hai usato, è assolutamente ingiustificabile. Poi un'altra cosa, tu non puoi fare un paragone tra l'immigrazione degli italiani negli Stati Uniti, in Sud America, con l'Australia, con l'immigrazione attuale. Le persone italiane che migravano andavano per lavorare, si integravano nel posto che li accoglievano e non avevano nessun tipo di problema. Le persone che arrivano qui da noi, oltre a farsi mantenere da tutta la comunità, la maggioranza non vuole integrarsi, non vuole assolutamente integrarsi, lo possiamo vedere ogni giorno. E ripeto, sono due cose completamente differenti. Per quello che riguarda il lavoro, tante volte, e come vediamo soprattutto nel sud Italia per la raccolta di pomodori, queste persone vengono, tra virgolette, assunte, perché non sono assunte ovviamente, per essere sfruttate. Ovviamente anche se una persona straniera italiana viene pagato 2-3 euro l'ora, è un'ingiustizia sociale tremenda. Ricordiamo che queste persone, molti imprenditori, sfruttano questi immigrati, anche irregolari, per poter avere un proprio ritorno economico. Questo è un fenomeno tristemente... Le persone che lavorano devono essere pagate, sia che siano straniere italiane, allo stesso modo. Più le tieni irregolari, più ne approfitterà qualcuno. Non accettano determinate paghe, perché non è possibile con la società odierna, con il nostro modo di vivere, non possiamo accettare determinate paghe. Ultima cosa che voglio dire, per quanto riguarda la raccolta di pomodori nel sud Italia, vi ricordo solamente che in commercio esistono talmente tanti tipi di macchinari che raccolgono automaticamente i pomodori. Possiamo vedere anche nelle vicine Istria e Croazia, l'ho visto con i miei occhi. Quindi vuol dire che se gli imprenditori per la raccolta del pomodoro sud sfruttano la manodopera degli immigrati, vuol dire che conviene. E la macchina costa di più che il lavoro manuale degli immigrati, quindi conviene. Se loro investirebbero in macchinari, tutte le persone che raccoglierebbero pomodori a 3 euro all'ora non ci sarebbero, perché c'è la macchina che raccoglie i pomodori. Quindi questo vuol dire che all'imprenditore che sfrutta le persone per 3-4 euro all'ora conviene che lavorino lì piuttosto che investire nell'acquisto del macchinario. Questo il conto è fatto. Quello del caporalato e dello sfruttamento è un problema reale, no? Su questo, se possibile. Prego, sì, su questo punto in particolare. Tutto questo problema, intanto purtroppo il nostro, tutto quello che mangiamo, molto del cibo che mangiamo, purtroppo è basato su questa ingiustizia, che è stata comunque denunciata più volte. Io stessa mi ricordo anni fa feci una mostra di Medici Senza Frontiere, ormai di 15 anni fa, su questo tema. E chiaramente più si mettono le persone in condizione di irregolarità, e ciò è accaduto con i decreti sicurezza, e più chiaramente ne approfittano le mafie e tutte le persone che vivono, diciamo, nell'ombra e che fanno parte di questa economia sommersa del nostro paese. Comunque ricordo che sommerso o non sommerso, questo a volte proprio non è sommerso, e chi si occupa dell'allevamento dei nostri, non so, dei bovini o altro, sono i migranti, non so, indiani in Emilia. Chi lavora nei nostri cantieri, vedi Monfalcone, sono le persone del Bangladesh. E non c'è abbastanza forza lavoro nel nostro paese per fare tutti questi lavori. Quindi io penso che, appunto, non bisogna demonizzare in nessun modo le migrazioni. Comunque ricordiamoci che non avvengono solo per ragioni economiche, ma avvengono anche tantissimo anche per ragioni che ci sono delle guerre intorno a noi, pensiamo alla Siria, oppure situazioni comunque di tensione terribile, come ancora per esempio vediamo che c'è in Afghanistan, perché non ultimo ci sono stati moltissimi attentati. E ci sono purtroppo molte zone di guerra o zone in cui ci sono dei grossi cambiamenti climatici che spingono le persone a dover andare via. Quindi
Veramente le ragioni sono tante, io penso che andrebbe tutto molto più strutturato e qui va chiamata in causa l'Europa, perché l'Europa in primis non è sicuro solo l'Italia che deve fare e tutti e i paesi si apre europei un altro tema sicuramente, quello dell'Europa, appunto di quello che dovrebbe fare. Allora dobbiamo fermarci nuovamente per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, allora per l'ultima mezz'oretta di dibattito appunto con i consiglieri comunali di Open Sinistra FVG, Sabrina Morena, era da Messerazza della Lega, allora ci sono già due telefonate in attesa, le sentiamo subito, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, pronto, vediamo se ha avuto pazienza il nostro telespettatore di aspettare la pubblicità e in questo momento proprio non possiamo fare a meno di mandarla proprio nell'orario canonico, non posso davvero spostarla come si faceva fino a poco tempo fa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Malvina. Buongiorno Malvina. Allora, io intanto metto la mia grande solidarietà verso Grilli per quelle parole veramente scandalose, guardi, vergognose, che è stato il signor Schiavone. A suo tempo, mi sembra era lei con me in trasmissione, mi ha definito una donna cattiva. Io ho tanti difetti, mille difetti, ma cattiva non sono. No, perché mi ha ripresa. Non credo di averle mai detto che è una donna cattiva, signora Malvina. Sì. Mi sembra che era lei Laura, ma non mi ricordo. Io cattiva ho tanti difetti, ripeto, ma cattiva non lo sono. Penso comunque, se non credo di averlo mai detto nei suoi confronti, Malvina. Schiavone. Ah, okay. Non lei Laura, per Schiavone. La volta cielo, ho capito. Pensavo male. Che Schiavone. Si riferisse a me, non credo di aver Schiavone, mai fatto una cosa del genere. Mi ha definito una donna cattiva perché mi ha espressa che non è questo il modo di accogliere i cosiddetti profughi ho che capito. Non sono profughi, a cosa si riferisce? Capito, grazie, sì. Ci siamo capite? Sì, ci siamo capite. Non voglio, per l'amor di Dio. Okay. Io questo che dico una cosa. Il signor Schiavone, prima di parlare, dovrebbe contare fino a 10 e troppo poco, perché non è questo il sistema e il modo di accogliere le persone. Poi ritorniamo un pochino indietro. Quando c'è stato il taglio della diaria giornaliera per quanto riguardava l'accoglienza, cosa è successo? Nessuno si è presentato perché i soldi erano pochi. Questo cosa vuol dire? Carità cristiana o carità pelosa? Loro capito. Guardano soltanto il vil denaro. Non è questo il modo di accoglierli. Questo secondo, dice insomma, non è un'opera. Non è il modo di accogliere questo le persone, perché loro guardano il denaro e vorrei sapere quanti soldi se ne sono fatti. Allora pensiamo ai nostri italiani, ai nostri triestini. Capito, prima vediamo noi che sono tanti in difficoltà, attraversiamo un brutto periodo. Questo è anche io vero, insomma ci sono tante persone in difficoltà perché a tutti i livelli. Cioè tutta l'Europa ma non è questo il sistema di accogliere, soprattutto Schiavone non deve permettersi di insultare il comune di Trieste e un membro del comune. Va bene Malvina, questo abbiamo capito la sua posizione, grazie anche per essersi spiegata bene, buona giornata. Ci sono tante mail che hanno più o meno lo stesso tenore dell'intervento di Malvina, che sottolineava anche lo stato di difficoltà in cui si trovano in questo periodo anche tanti italiani. Proprio oggi abbiamo visto sui giornali la notizia dei 5 milioni e mezzo, no, di italiani nel tunnel della povertà a causa proprio della pandemia da Covid. Allora faccio rispondere prima a Radames Razza, che prima appunto non aveva avuto la parola, per nuovamente una controreplica diciamo a Sabrina Morena. Allora cosa vuol dire in particolare a Malvina? Voglio dire che veramente ci sono all'incirca 4-5 milioni di italiani in condizioni di povertà e molti purtroppo, da quello che prevedo, lo saranno in futuro con questa emergenza sanitaria.
E noi dobbiamo concentrarci sulle problematiche degli immigranti, ma noi veramente stiamo scherzando. Noi dobbiamo rimanere in casa, molte attività devono essere chiuse, ristoratori, albergatori, esercenti che non possono lavorare, le persone che non possono uscire alle 10 di sera. Veniamo multati, veniamo puniti se non mettiamo la mascherina, e queste persone arrivano da noi e hanno qualsiasi, vogliono avere qualsiasi diritto, non c'è nessun controllo, non ci preoccupiamo minimamente che noi siamo chiusi in casa e le porte dello Stato rimangono aperte, ma siamo completamente fuori dal mondo, veramente siamo fuori dal mondo. Viviamo in un periodo di emergenza sanitaria terribile. Noi dobbiamo fare dei sacrifici per gli italiani. Agli stranieri viene concesso tutto e non possiamo neanche permetterci di alzare un po' la voce perché veniamo considerati dei fascisti razzisti. Siamo completamente fuori dal mondo, questo è il mio punto di vista. Dobbiamo concentrare le nostre forze, le nostre risorse economiche sulle nostre persone, sulla nostra gente. Dobbiamo incentivare la nascita di figli, non stanno nascendo più figli in Italia e alla sinistra questo non gliene frega niente. Basta no, che arrivino gli immigrati. Devi fare delle politiche per le donne se vuoi figli in Italia. Basta che arrivino gli immigrati a sostituire la nostra popolazione. Vogliamo essere un po' più italiani, vogliamo un po' voler bene alla nostra gente, alla nostra città, vogliamo concentrarsi sulle nostre problematiche e non pensare sempre allo straniero, sempre a quello che viene da fuori, che arriva da fuori e vuole avere tutte le agevolazioni che la nostra gente nata qui da tanti anni hanno combattuto per averle, e loro vogliono avere tutto quanto subito. Vogliamo essere un po' più dalla nostra parte o vogliamo dividerci tra di noi per dare ragione allo straniero che arriva da noi il giorno prima? Questo è il problema. L'Italia non sarà mai una nazione perché ci sono queste differenze tra di noi. Voi della sinistra non pensate mai agli italiani, questa è una vostra pecca. Infatti le ultime elezioni lo stanno dimostrando, siete in discesa totale. Ecco, a questo sì, prego, prego Morena. No, vorrei replicare. Allora, sì. Innanzitutto, se si pensa veramente agli italiani, penso che dovreste smetterla di, come Lega, di sostenere i paesi di Visegrad che in questo momento sono contrari al recovery fund che farebbe arrivare un sacco di soldi proprio all'Italia. E questo penso che sarebbe l'atto più forte che voi potreste veramente fare e smetterla con i sovranisti, perché i sovranisti non vogliono né il bene dell'Europa né dell'Italia né degli italiani, prima cosa. Quindi non accetto lezioni su prima gli italiani da chi sostiene i paesi sovranisti e da chi è sovranista, perché sappiamo benissimo che adesso non andiamo da nessuna parte senza l'Europa, e per cui c'è veramente, questa è la cosa peggiore che si sta facendo per il nostro paese. Uno. Secondo, io penso che se vogliamo pensare prima anche ai triestini, dovremmo pensare per esempio alla piscina terapeutica, dovremmo farla al più presto, invece di tergiversare tra una cosa e l'altra, cercare i vari, di fare tutta una serie di project financing in Porto Vecchio senza tanti, senza veramente grandi risultati, non a caso si sono ritirate ben due cordate, una non è stata accettata. Dell'urgenza della piscina terapeutica è un tema di cui vi siete occupati molto, no? In questo periodo, anche dopo la commissione. Per esempio, è una cosa di prima i triestini, scusatemi, e mi sembra che questo comune in questo caso non sta facendo granché, si sta molto barcamenando tra varie soluzioni. Ci sono dei progetti anche già pronti che potrebbero essere fatti per la piscina in Porto, diciamo, Nuovo, oppure si possono, diciamo, fare, cercare degli accordi più forti con la magistratura per sbloccare la vecchia piscina terapeutica e cercare di farla al più presto. E terzo, volevo ancora dire una cosa che sicuramente Schiavone, che è uno dei maggiori esperti italiani in tema dell'accoglienza, non ha nessun tipo di retropensiero,
ma semplicemente si preoccupa di uno dei tanti problemi di Trieste, per cui io non dico che deve essere quello principale, ma non può non essere negato, che è quello dell'accoglienza freddo, che ci siamo sempre occupati. È vero che c'è un bando, per carità, ma c'è anche quest'altro tema. Le persone di passaggio, chiamiamole viandanti, ci sono, esistono anche loro, insomma, dice. Quindi questa una qualche idea di soluzione va cercata. Però sinceramente, se vogliamo parlare di prima i triestini, ci sono tanti temi che si possono ancora mettere in atto. Tra e quello cui... della piscina terapeutica è sicuramente uno dei primi. Nonché non parliamo poi di tutti i temi che riguardano la pulizia, per esempio penso al parco di San Giovanni dove sono venuti fuori, o ai ratti che ci sono a San Giacomo. Ecco, che questo anche sicuramente quello non è un buon segnale neanche per la salute pubblica della città. Oppure ecco, prima scherzando l'assessore. Prima scherzando l'assessore Lo Bianco diceva sono l'assessore alle Pantigane, se ne è parlato anche prima, insomma, di questo problema. Dice Morena, in sostanza, per consentire così la replica a Radames Razza, ci sono tanti problemi per privilegiare così le esigenze dei triestini, tra cui appunto la piscina terapeutica e la pulizia della città e altro, insomma, che ha elencato in questo momento. Prima di farla rispondere, Razza, volevo sentire ancora l'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? C'è qualcuno in linea? Pronto? Eccoci. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo solo chiedere una cosa alla signora. Sì. Lei mi parlava di immigrazione, non si permetta di equiparare l'immigrazione italiana, ecco, a quella clandestina che diceva di prima qua. Razza, no? E non, ecco, facciamo non si il parallelo. Permetta, perché gli italiani si sono fatti il culo fuori. Non tutti, ok. Sì. Secondo, anche là bisogna distinguere. Il lavoro, sì. Mettete in pratica il famoso dire cittadinanza, chiamate a lavorare quelli che hanno il reddito e non fanno un tubo. Ecco. Quelli del reddito di cittadinanza. E il lavoro lo trovate. Capito, capito il messaggio. Grazie signora, buona giornata a lei. Allora, vuole anche rispondere a quello che diceva la signora Razza e a quello che diceva prima invece Morena. Volevo ritornare sul fatto di quello che ha detto la collega Morena sui paesi sovranisti, i paesi di Visegrad. Quelli sono paesi che pensano al proprio interesse. Quelli sono paesi che mettono prima di tutto l'interesse nazionale al di fuori dell'Europa. Quindi sono paesi, posso parlare Moreno? Sono paesi che mettono le esigenze del proprio paese di fronte a tutto. Un po' dovremmo anche prendere esempio da questi paesi, perché noi ci mettiamo sempre alla fine di tutto, diamo sempre tutti a tutto e non pensiamo ai nostri interessi. Loro sono paesi che tengono il proprio interesse e che hanno un futuro. Avranno un futuro e anche un futuro prospero, questo le dico sicuramente. Per quanto riguarda la piscina terapeutica, ne abbiamo parlato in questi ultimi mesi, penso che la gente sia stufa anche di questo, tranne purtroppo quelli che devono usufruirne, che non vedono l'ora di ritornare. Ma è tanto difficile da capire che la piscina terapeutica crollata è sotto sequestro da parte della magistratura e il comune non ha, e la regione non ha nessun potere di interloquire con la magistratura. Finché la magistratura sia Minitalia, sappiamo i tempi della giustizia, e finché la magistratura non sblocca il sequestro, non possiamo fare nulla. Riuscite a capire questo o no? Cosa mandiamo il sindaco di piazza? Mandiamo il sindaco di piazza in tribunale a parlare con i magistrati e sbloccate la piscina, così vai lì e... Ma di cosa stiamo parlando? Sappiamo come è fatta l'Italia. Sappiamo come è fatta l'Italia. Ci sono dei problemi grossi, ci sono dei problemi burocratici grossi. Voi mi dite adesso perché è stata bloccata da più di un anno, è stata posta sotto sequestro da più di un anno. Cosa hanno fatto in quest'anno? Cos'è stato fatto in quest'anno per capire le responsabilità? Non c'è né un morto, né un ferito, non c'è niente, non c'è nulla. Però e noi parliamo ancora bloccato, no? È ovvio che poi quando sarà disequestrata, non lo so, perché io ho sentito dei tempi troppo ravvicinati, secondo me non andrà così, è ovvio che sarà possibile pensare e sarà possibile vedere in che modo possiamo agire. Possiamo fare anche due piscine, come ha detto il sindaco di piazza. Intanto in Porto Vecchio c'è la possibilità di fare un'altra, ma non è che anche in Porto Vecchio oggi faccio il progetto,
faccio la gara, faccio il project financing e domani le ruspe cominciano a costruire la piscina terapeutica. Non è così, non è così. Ci sono tempi burocratici, tempi tecnici che impongono determinate soluzioni. E quindi l'amministrazione comunale sa benissimo la problematica, sa benissimo che ci sono persone che hanno bisogno della piscina, sa benissimo che ci sono persone disperate che non sanno dove andare. Ma i tempi tecnici, i tempi burocratici sono questi. Inutile che ci facciamo dei... Abbiamo... Non possono venire accettati. Cioè, quello è il problema. Allora, adesso replicherà anche Sabrina Morena. Prima volevo sentire la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Se mi permette, sì. Volevo soltanto chiedere qualche cosa al rappresentante della Lega. Mm-hmm. Prego. Dunque, volevo chiedergli da quando è nato questo grande amore per la patria, considerando che prima i meridionali venivano chiamati sì. morti di fame, adesso a questo amor di patria ci unisce fortunatamente tutti. Adesso sono di moda gli extracomunitari e la prossima propaganda politica della Lega quale sarà? Io mi considero una donna di sinistra, il mio mito adesso sembra che per gli italiani sia Maradona, il mio mito era Enrico Berlinguer. Allora alla Lega chiedo quali saranno le prossime persone che verranno colpite per fare propaganda politica. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Un attacco insomma alla politica della Lega. Vuole replicare alla signora? Ricordo alla signora che comunque la Lega è nato come un partito federalista, un partito autonomista, e noi questi progetti li abbiamo sempre nel cassetto, non è che vengono dimenticati. In questo momento c'è bisogno di unità, perché con queste problematiche, col bisogno di farci valere anche in Europa, il paese deve essere unito per il bene di tutti. Per quanto riguarda la propaganda, noi mettiamo solo sul tavolo dei problemi reali, dei problemi che la gente sente. Noi ci definiscono populisti, ma perché? Perché noi tendiamo l'orecchio alle esigenze del popolo. Noi sappiamo il popolo cosa vuole, sappiamo le problematiche che ha la popolazione e sappiamo i problemi reali. Quindi noi li mettiamo in campo, li mettiamo sul tavolo e vediamo che vengono in qualche modo corrisposti, perché noi sappiamo che determinate problematiche che possono incorrersi durante gli anni, mettendole sul tavolo e essendo accettate dalla gente, riusciamo a dare della speranza alle persone, riusciamo a dare delle risposte. E poi ovviamente bisogna andare al governo, purtroppo sappiamo come è finito l'ultimo governo, in questo momento non siamo al governo, non possiamo dettare legge, ma ricordiamo che il periodo che c'era il ministro dell'interno Salvini, tutti dicono gli sbarchi sono continuati, l'immigrazione è continuata. Ovviamente non si è arrestata del tutto, però è diminuita drasticamente, ci sono i dati del ministero dell'interno che mettono in evidenza questo. Quindi dobbiamo dare atto che al momento che il ministro Salvini era ministro dell'interno, gli sbarchi sono drasticamente diminuiti. Questi sono dati di fatto. Allora, Morena, cosa risponde invece la signora e anche a quello che ha detto adesso Radames Razza? Vedevo che... Ma in realtà, no, pensavo che appunto solo la Lega ha la palla di cristallo e capisce i bisogni della gente. Io penso che la Lega purtroppo parla alla pancia della gente, appunto dandogli un capro espiatorio così al momento, che è in questo caso i migranti. E non a caso la signora chiedeva qual è il prossimo punto, però io volevo invece dire una cosa riguardo ai paesi sovranisti. Sì.
Perché riguardo a questi paesi, quando il consigliere Razza dice sono interessati al loro paese, ricordo sì che loro saranno interessati al loro paese, gli fa molto comodo prendere i soldi dell'Unione Europea e bloccare in questo momento lo sviluppo del nostro paese. Allora, voglio dire, tutto questo grande amore io un po' lo rivedrei se fossi della Lega, perché a questo punto, non so se a questo punto la Lega fa gli interessi degli italiani o fa gli interessi degli ungheresi e dei polacchi, con tutto il rispetto per questi paesi, per la popolazione di questi paesi, io sto parlando di governi. Quindi uno, due, la purtroppo migrazione italiana, possiamo dire che io penso che le migrazioni comunque hanno dei fenomeni comuni, non tutto uguale, non bisogna dire, però sappiamo che purtroppo gli italiani hanno esportato tanto lavoro e tanta creatività, però sappiamo anche che, pensiamo ai grandi film americani, purtroppo hanno esportato anche la mafia, quindi io non penso che noi dobbiamo, come dire, pensare che come sempre tutti sono santi, no? E gli altri no, e gli altri demoni. Io credo che come sempre dappertutto ci sono le luci, ci sono le ombre, ci sono le popolazioni che si spostano e ognuno porta da una parte lavoro, creatività, e purtroppo invece altri, non tutti sono perfetti, insomma. Però io vorrei tornare invece alla piscina terapeutica, sì. Perché allora è vero che c'è ancora un sequestro, però come dice, che cosa hanno fatto fino adesso la magistratura, io mi ti chiedo anche che cosa ha fatto il sindaco e che cosa ha fatto la giunta per velocizzare invece queste pratiche. Ecco, prima Radia Messerazza diceva cosa mandiamo il sindaco dei magistrati, sì, invece a chiedere, sì, perché di col ponte Morandi è stato fatto una cosa del genere. Allora dico, è vero che questo non è il ponte che collega alla città, eccetera, però è veramente un luogo importante per la popolazione, insomma. Quindi io credo che su questa cosa della si possono avere rapporti comunque migliori, insomma. In più, diciamoci, anche sulla questione del Porto Vecchio, anche lì ci sono dei problemi con la sovrintendenza. Non a caso è stata rimandata una gara perché improvvisamente è arrivato un vincolo. Quindi, insomma, io non credo che stia facendo proprio così bene il comune su questo tema, devo dire la verità. Poi io non voglio portare l'acqua al mulino di nessuno, però c'è un progetto anche abbastanza buono che non va bene solo perché c'è un leasing financing, sinceramente. E poi ancora una domanda mi chiedo, perché la piscina terapeutica deve essere proprio fatta in project financing? Questo io l'ho posto anche, perché deve anche intervenire in comune, in privato? No, non può farlo tutto il pubblico anche con il contributo per esempio della regione, che piuttosto che darlo, non so, al Parco del Mare lo dà per fare la piscina terapeutica? È perché io non sono d'accordo fondi, che lo dia, no, al Parco del Mare, per esempio. Razza voleva dire qualcosa su questo, sì, il problema centrale dei fondi, no? Dei finanziamenti. Perché il sistema migliore per poter fare opere in questo periodo, perché le amministrazioni pubbliche, come in questo senso il comune, non hanno grosse disponibilità finanziarie, quindi si appoggiano ai privati, ne danno la gestione ai privati, ovviamente il pubblico, il comune mette un tot di soldi, però è l'unica soluzione in questo momento per poter creare delle opere pubbliche anche in termini rapidi, senza attendere gli appalti, le tempistiche degli appalti. Quindi in questo momento è la soluzione migliore e si è visto in vari casi che porta dei benefici. Porta dei benefici e ovviamente le tempistiche, ripeto, sono sempre quelle, cioè le tempistiche per creare un polo, una piscina terapeutica, non la puoi fare dall'oggi al domani, bisogna rispettare tempistiche e burocrazia. Però secondo dal mio punto di vista il financing, project financing, è la soluzione migliore per poter fare opere, per poter non svenare, se così possiamo dire, il comune di risorse finanziarie che non sono purtroppo disponibili.
ci sono pochi soldi, invece Sabrina Morena non era d'accordo, diceva ci vorrebbe anche più investimento da parte pubblica, no? Per di capire. C'è la regione che può intervenire, benissimo, ecco. Visto che c'è stata così l'intenzione detta di intervenire sul Parco del Mare, che invece è sempre un progetto privato ed è un progetto obsoleto, alquanto discutibile, una specie di zoo marino che insomma di questi tempi non ne abbiamo assolutamente bisogno. Si potrebbe pensare a una cosa molto più innovativa, se vogliamo, anche non so, sotto il mare, oppure lasciare libere tutte quelle rive. Potrebbe venire qualcosa di meglio. Io penso che la regione, qui mi rivolgo al consigliere Razza, perché governate voi la regione, no? In quanto Lega, invece di dare soldi al Parco del Mare, sarebbe anche il caso che lo mettesse nella piscina terapeutica. Anche perché, come è stato detto, anche a livello turistico, anche la piscina potrebbe essere invece un'attrattiva, forse molto di più del Parco del Mare. Allora, io ringrazio, siamo purtroppo in conclusione di questo dibattito, ringrazio entrambi i miei ospiti, Sabrina Morena e Radames Razza, per essere stati con noi questa mattina. L'invito a tornare a trovarci presto, poi vedremo in quale modalità, se sempre attraverso Skype oppure qui in studio. So che oggi avete anche un consiglio comunale. Una riunione del consiglio, quindi poi seguiremo sicuramente anche i lavori di questo consiglio comunale. Quindi grazie a entrambi, buon lavoro e buona giornata a tutti e due. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti e due, e io vi do appuntamento con l'informazione su Tele4 sempre all'1 con la nostra diretta straordinaria, poi c'è come sempre Trieste in diretta e poi il nostro telegiornale 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata, buona mattinata a tutti.